Uela! Buongiorno! Benvenuti in questa nuova giornata di Mondo Palle. Ieri sono successi degli inghippi e è incredibile che nessuno me l'abbia fatto notare. Ma io continuavo a non capire. Cioè, veniva la gente, Pandits, mi flammava, mi diceva: ma com'è possibile che tutti gli altri streamer, ossia Curolili, perché palesemente stava guardando Curolili, siano avanti, volino, abbiano le basi enormi, mentre tu qua sei una sega? E allora, io infatti non capivo, cioè, dicevo, boh, non sarò portato, sarò una pippa. No, è che io, vista la mia limitata esperienza nei survival, che si limita a Minecraft e basta, non ho mai giocato altro. Quando ho startato il mondo c'erano le tre difficoltà, facile, medio, difficile. Ho detto, vabbè, mettiamo difficile. Cioè, tipo, su Minecraft, se giochi a medio sei un coglione, se giochi a pacifico ancora peggio, cioè. Quindi ho detto, vabbè, mettiamo difficile. Il problema è che su Palworld non sapevo che ci fosse così tanta differenza, per cui ora faccio vedere le impostazioni di difficoltà. Adesso ci arriviamo a perché ho personalizzato in un più difficile. Ho personalizzato, però vedi, con le stesse cose di difficile, comunque. Cambia parecchio. Cambia parecchio perché, allora, la probabilità cattura è più bassa, ma soprattutto questo. Tasso di danno inflitto dal giocatore da normale a difficile diventa invece di 1,05. Quindi io faccio la metà dei danni e questo spiega perché non facessi un cazzo di danni al boss. Infatti dicevo, minchia, gli faccio hit da 50, adesso si spiega. E tasso di danno ricevuto da 1 diventa 4, quindi prendo il quadruplo dei danni delle persone normali. E qua si spiegano i vari one shot che ho ricevuto, cioè io vengo one shottato pure dalle fottute volpi di fuoco che mi colpiscono per sbaglio di striscio e mi shottano. Poi altre differenze, questo modifica la quantità di oggetti ottenuti con la raccolta è a 0,5 invece di 1, quindi ottengo la metà delle risorse. E per di più ottengo la metà delle risorse, faccio la metà dei danni, quindi per dire le mie frecce fanno la metà dei danni, ne devo usare il doppio, quindi gli oggetti che ottengo con la raccolta sono la metà, ma in verità sarebbe più o meno come se fossero un quarto alla fine, perché ne raccolgo di meno e poi me ne servono anche di più, visto che sono meno forti. Quantità di oggetti ottenuti dai nemici è 0,5 e non è 1, quindi ho meno drop dai nemici. E poi vabbè basta, principalmente queste sono le differenze. Io ho startato a difficile perché non pensavo che facesse tutta questa differenza, io credevo che fosse magari che pigliavi il doppio dei danni, non il quadruplo. Ormai continuerò così, secondo me è più divertente, anche perché facendo così con un moltiplicatore di danni così alto che prendo io, è molto difficile andare avanti skippando zone, cioè io non posso andare in una zona con i palla a livello 20 se sono al 10 perché mi guardano e mi scopano. L'unica cosa che ho modificato, io ho tenuto le impostazioni di difficili tutte uguali, ho messo personalizzato tenendo tutte le impostazioni che sono della difficoltà difficile, ho modificato una sola cosa che è... no, non è vero, no, non mi si è modificato, ok, la modifico adesso così faccio vedere. Tengo le stesse impostazioni di difficile, ma voglio mettere la schiusa delle uova, metto la stessa che c'è a difficoltà media, che sarebbe 2. A difficile è 72 ore, la schiusa delle uova, e essendo che sono in un server offline e non online, e quindi quando io non sto giocando il timer non va avanti, per schiudere le uova non è umanamente possibile col timer della difficoltà difficile perché... Le uova non comuni ci mettono 24 ore, quelle grosse ce ne mettono 72 e sono 72 ore di gameplay perché se chiudi il gioco non va avanti il timer visto che non sono online. Quindi tengo la difficoltà difficile ma con la schiusa delle uova e della difficoltà... delle uova! Con la schiusa delle uova della difficoltà media. E direi che questa è un'ottima giocata. Così mi tengo il gameplay difficile. Ero indeciso se cambiare anche il fatto delle risorse, però secondo me ci sta. Anche perché alla fine non sto avendo così tanti problemi di risorse, almeno per il momento. Fino a che ora live? Penso fino a cena. No, anzi, di sicuro fino a cena, fino alle 8, 8 e mezza. Quindi, difficoltà personalizzato, ricontrollo, sì, va, è tutto giusto. Schiusa delle uova diminuita, per il resto tutte le impostazioni della difficoltà hard. E sì, tutte le impostazioni della difficoltà hard, perfetto. E ho fatto qualcosina stamattina, le impostazioni verranno salvate, seleziona, inizia a giocare.
Sta minchia 7 ore così, di che? No, non sono 7 ore, sono 6 ore fino alle 8:30. Stamattina ho giocato poco, ho fatto tipo un'oretta al massimo da solo. Sono successe delle cose, ecco, là c'era la mia casetta, l'ho trasferita di qua e l'ho anche ingrandita. Praticamente è successo che avevo acceso un attimo perché ho detto, visto che gioco dopo, accendo, così lascio il mondo aperto. E lasciandolo aperto, sti coglioncelli qua mi farmano un po' di pietre. Poi in verità non hanno farmato niente perché boh. Mi farmano un po' di bacche, portano avanti la fattoria e cose così. E niente, ho lasciato un attimo, mi sono ritrovato che la mia casa era distrutta perché è entrato un pollo nella base. E mi sembra il cervo per attaccare il pollo è passato, mi ha sfondato la casa. E ho detto ne approfitto per rifarla di qua, visto che gli dava fastidio, e l'ho rifatta di là. Ho messo questa cosa qua, ho messo il campo d'allevamento, perché mettendo questo qua dentro, Vixi, che avevo catturato ieri, questo mi farma le bull ed è tanta roba, così non le devo craftare. Lo butto qua, come non ci sono attività nei paraggi, non rompere i coglioni. Non ha voglia di lavorare, però in teoria mi farma, vedi, mi ha farmato 16 bull qua per dire. Quindi mi farma le cose, è molto carino. Poi ho fatto. No, qua niente. Ho catturato tipo un paio di pal, proprio questi. Da qua in poi li ho catturati più che altro per prendere i bonus, per cercare di salire. Stacanovismo, aspetta, che non è male. Stacanovismo. Stacanovismo faceva. Ah no. Punti sanità, sti cazzi. Questo spirito artigiano invece, velocità dell'attività, tanta roba. Eichtirder. Passiva di merda e questa con le passive di merda. Quindi non ho catturato praticamente niente. Non ho catturato praticamente niente. Ho fatto però, visto che avevo visto un post su Reddit che consigliava questa cosa, ho messo la mia seconda base che ho sbloccato ieri portando sulla base a livello 10. Ho messo già la seconda base in questo punto. Che faccio vedere questo punto qua dove ho messo la seconda base che è pieno di minerali. Visto che i minerali sono il problema principale, ho messo la seconda base qua. Così ho il teletrasporto in questo punto per farmare i minerali. E per il momento non penso che la userò parecchio. Perché ci voglio mettere la farma automatica di minerali. Per fare la farma automatica di minerali devi avere i pal che abbiano l'abilità della miniera a livello 2. E io non ne ho nessuno. Pal in squadra, quale sarebbe questa? Attività mineraria che è coperta dalla mia cam. Attività mineraria a livello 2 servirebbe. Io non ne ho. Ce li ho solo a livello 1. Però. Adesso arriva la cosa bella perché si schiudono le uova. Adesso che ho cambiato un po' il timer delle uova, è umano schiuderle. Visto che prima non era umano. E dalle uova mi ha detto Arta che lui ha sculato tanti pal con l'attività mineraria al 2. Quindi posso, vabbè, a parte esplorare, posso sperare di beccarli. E la cosa bella è che, guarda qua, schiusa completa. Ho lasciato a schiudere stamattina quest'uovo. Quindi posso schiudere il primo uovo. È stato veramente difficile resistere e non aprirlo da solo, vediamo. Non so se ci sia una bella animazione, tipo, è la prima volta che lo faccio. Ma no, è Dinoson, porco Diaz, no. Dai. Cioè, è l'unico decente che già avevo. L'unico decente che già avevo, fammi vedere con cosa è uscito. Padronanza della difesa. Ah, e poi ti esce a livello 1. Brutta roba. Me lo potrei mettere in squadra però, perché tanto sto tenendo Tefant. No, ma non ha senso. Allora resta qua nel box, mi sa. Allaghi. Peccato. Forse se ti fai il server co-op puoi scambiare i pal. Che figata. No, volevo schiudere altre uova. Allora, avrei un uovo generico, un super uovo, uovo umido. Facciamo super uovo oscuro per primo. Che è più bellino. E non ci dovrebbe stare troppo, allora. Super uovo oscuro. Sembra un po' caldo, accelera schiusa più 50, 40 minuti. Se lo metto un po' più al fresco, in teoria dovrebbe. Vediamo, se smantello il fuoco. Ora, condizioni ideali, ok. Il fuoco, a proposito, dovevo fare, visto che ho sbloccato questo, la pentola da cucina, e ho abbastanza lingotti, ho farmato un po' di lingotti. Potrei mettermi la pentola da cucina, non la devo mettere lì perché lì c'ho l'incubatrice. Dove posso mettere l'angolo cucina? Lì in fondo, tipo. Potrei metterlo qui, l'angolo cucina.
in teoria sì, non arriva il calore fino alla parte che poi voglio riorganizzare tutto. Voglio un po' riorganizzare tutto, fare tipo una sezione con le casse. Ho visto che tenere la base... Ciao, vedo. Tenere la base nella zona iniziale non è male, perché la zona iniziale è di livello basso. E quindi quando ti arrivano i raid... Sono facili i raid da difendere. Quindi non è male avere... La base nella zona iniziale. Porco diazzi, il mammut m'ha rotto il cazzo. Quindi ho farmato un po' di bolle, ne ho 99. Ciao, Luna. Genshin, perché non lo faccio più? Genshin lo nerdo in solo. Non lo porto in live, ma lo nerdo da solo. Quindi l'obiettivo adesso sarebbe... l'obiettivo sarebbe cercare un pal che abbia l'abilità mineraria al 2. In teoria. Quindi potrei andare a esplorare zone che non ho esplorato. Ne ho visti un paio che ci hanno... No, il cervo ha preso la depressione. Per la depressione devo fare la medicina, che però mi sa che non posso fare. Fammi vedere. Dov'è il banco? Questo, banco medicinali. Per la depressione, questo, corno. Ne ho solo 4. E mi sa che il cervo resterà depresso. Mi dispiace. Che cazzo devo fare? Pandits, ricordami, non mi ricordo più che devo fare. Avevo detto che tornavo qua a fare qualcosa. Cosa avevo detto che tornavo a fare? Ieri ho tryhardato, 7 ore, molto grave la cosa. Dovevo fare qualcosa. Ah, è vero, ok, guardare per upgradare la base. Campo di grano e mulino. Il campo di grano io non lo posso fare. Il mulino lo posso fare, però. Il mulino lo posso fare. Il campo di grano, mi servono i semi di grano. Che, dove cazzo li trovo i semi di grano? Immagino esplorando, dai mercanti, magari vorrei andare dai mercanti. Ah, oh, il mulino, vabbè, senti, tanto ho messo tutto a cazzo, il mulino lo metto qua perché io avrei in mente di mettere i campi di grano qua. Io volevo fare la roba dei campi di grano qua, quindi il mulino lo potrei mettere qua. Mettiamolo qua all'angolo che non rompa i coglioni. Ci arriva qua, è dentro... No, la base arriva fino a qua, aspetta. Io lo devo mettere dentro la base, devo stare attento che se non lo metto dentro la base... I bastardi poi non lavorano. Ok, tanto per ora mi serve solamente per upgradare la base, quindi no problema. Il campo di grano mi sa che devo esplorare e cercare delle cose carine. Quindi niente. Per esplorare mi conviene andare, vabbè, il cervo evita il lavoro, sti cazzi, sinceramente, tanto di legna sto pieno. Spostamento rapido, potrei esplorare, è che verso di là erano troppo livellati. Potrei provare ad andare qua sotto, magari qua sotto è più facile. Verso questa direzione. Il King Paka sta a livello 23. Non mi sento pronto ad affrontarlo. Ah, volevo vedere se è respawnato Chillet, perché alla fine ho scoperto che Chillet respawna in verità. Cioè, i mini boss respawnano. Ieri sono stato scammato, mi è stato detto che non respawnano in verità. In verità tornano in vita anche loro. Porco Diaz, non ho visto se c'avevo le cose aggiustate, ma credo di sì. Vabbè, aspetta. Perché non va tab? Perfetto! Yo, puntuto! Quindi qua sopra ce la farai, sì. Quindi obiettivo, devo trovare un fottuto... bracconieri, aspetta, i bracconieri si possono catturare. Qua potrei fare i primi schiavi umani. E tra l'altro i bracconieri, se li catturi, poi li puoi vendere a un prezzo abbastanza caro al mercante nero. Cioè, ho visto che valgono abbastanza. I bracconieri valgono abbastanza. Non sono male. Però, tipo, il tasso di cattura loro è bassissimo, vedi? Allora, io gli fotto questi. fammi prendere, ce l'ho delle... Vediamo, proviamo. Tanto sono pieno di ball, 12%, vai. Primi schiavi umani, ufficiale. Dai. Ho 99 ball. Le uso tutte per cercare di catturare questi. Entreranno. Devo fare il mercato nero di umani, vai. Non le vorrei sprecare tutte perché le avevo prese per livellare un po' questa. Ok, 43, ti prego, 44. Buono, uno catturato. Ho il mio primo schiavo umano! Un essere umano catturato! Poi devo vedere se lo posso mettere... se lo posso mettere nella base pure. Vabbè, no, penso che sia solo per rivenderlo. Ok, non l'ho ucciso. Bastarda.
No, King Paka. Com'è arrivato fin qua King Paka, scusa? Ah, sono proprio nella sua zona. Basta! E dai. Mondo palle è molto bello. C'ho tipo 30 ore di gioco in un giorno. È impossibile. Ah, ma a parte che poi dovrei prendere le sfere più belle. Cioè, io potrei craftare le sfere mega e le sfere giga di junk, credo. Ok, due schiavi umani, perfetto. Bracconieri. Se ne becco altri di bracconieri, non è male. Perché poi il mercato nero non so neanche dove sia. Però so che si vendono a prezzo caro. So che le persone si vendono a prezzo caro. E tipo le puoi scambiare con dei pal. Andiamo di qua. Vorrei salire qua sopra. Ecco, se adesso avessi... il prossimo obiettivo può essere questo, invece. Il prossimo obiettivo potrebbe essere quello di fare la sella per il tipo... per il tipo che vola. Così posso volare. Quello non sarebbe... quello non sarebbe male. Probabilmente faccio quello prima. Cerco di arrivare qua per vedere se c'è qualche teletrasporto. Ormai che ci sono. E poi torno alla base per vedere... cosa serviva per fare la sella. Serviva sicuro del cuoio, che ne ho poco. Questo non ce l'ho, aspetta. Livello 10. Tocca attaccarlo, vai. Basta. Finito le frecce? Finito le frecce, male male. Au! Come cazzo gli è entrato quell'attacco? Ti prego. Niente. Niente, ciao Verchi. Sessantuno. Ok. E ne abbiamo preso uno nuovo. E questo pure nuovo, che bello. Che carino, è pure amichevole. Vabbè che questo avrà abilità inutili sull'energia, quindi 20% di cattura. 40. Ecco, ho finito le frecce. Se vado di corpo a corpo mi scopano. Perché, come ho detto, a difficoltà hard questi. Ora che uno l'ho catturato, posso anche rischiare di shottarlo questo. Però colpiscilo, brother, dai. E lo one shot, infatti, sì. Ho fatto bene. Ho fatto bene ad andare piano. Bracconieri! Vai! No, però li one shot a lui. Non so se provare a catturarne altri. No, ma anche no. Tanto hanno già due. No, poveretto, lo posso liberare. Libera il palla. Ma co... Ah, e cazzo, me lo dà catturato. Ah, ce l'ho proprio... me lo dà nel mio inventario. Me lo dà nel mio inventario quando lo catturo. Caruccio. Boh, non mi segna. Là c'è una zona con un botto di minerali pure. Non mi segna torri qua davanti. Insomma. No, no, non cadere. Non cadere. Ancora i ricci di merda, scimmiette, bella Nemuz. Joltog. Potrei catturarne qualcun altro che mi pigli i bonus. Forse anche le scimmie. Forse anche le scimmie non ho fullato i bonus. Ma ho qualcuno di tipo cattiva. Non penso che questi me li one shotti, vero? Proviamo. No, ok. Cattiva ottima per farmare. Aspetta, guardiamo se lo catturo prima. Buono. Sì, sono a 5 su 10 catture di questi, quindi va bene. Quello che è? Quello è il diario. È quasi notte, però. E qua non ci stanno... non ci stanno teletrasporti. Aspetta che voglio catturare questo pure. No, non scappare. Cattiva, tocca attaccarlo. Brava. Un altro? Un altro?
esagerata. Esagerata. Un po' too much. Dovrei mettermi qualche pal scarso in squadra per poter... per poterli lasciare a bassa vita senza... senza one-shottarli. Forse Rino. Bracconiere, vai. Questo posso provare a catturarlo volentieri. Che è quello? Glielo posso rubare? Figo! Glielo posso rubare il pal? Forse che glielo posso rubare? Che figata! No, questo lo voglio, questo lo voglio, bellissimo. Aspetta che anche il bracconiere ha poca vita. Se si riesce a catturare il bracconiere più anche il pal, tanta roba. Allora, il pal l'ho preso. Bracconiere 7%, ah, perché è a livello 10. Vabbè, dai, una ventina di ball gliele posso buttare. Ah, forse c'è un comando per lasciarli apposta poca vita. Potrebbe essere, che sarebbe sensato pure. Un comando per lasciarli apposta poca vita così che io li possa catturare. Cioè, è possibile che ci sia. Io vorrei capire se spammare le ball sui bracconieri è una buona idea. Cioè, se effettivamente poi mi servirà averli o... Vabbè. È entrato con relativamente poche, quindi va bene. Sì, ma io dove cazzo mi sto addentrando? C'è almeno un teletrasporto? Che è sta roba? Questi inutili. Perché non me lo segna sulla mappa? Cioè, in tutta sta zona non c'è nulla. Nada. Nico, alla fine l'ho comprato e scaricato. Hai fatto benissimo. Mi vuoi dire quale palla l'abilità falegnameria? Allora, di quelli che trovi all'inizio inizio c'è il cervo. E mi pare la scimmietta pure. Questa falegnameria ed è abbastanza facile da catturare. La trovi in tutte le prime zone. Questo anche a falegnameria. Poi il cervo. Il cervo però è un pelo più difficile all'inizio perché lo trovi a livello 10. Controlla i frutti di quegli alberi. Ah, là sopra! Aspetta, questi sono i frutti quelli che insegnano le mosse, vero? L'avevo visto, l'avevo visto. Cioè, ne avevo trovato uno in giro per caso. Questi frutti si usano per insegnare le mosse ai pal. E tipo, questi che ho trovato... Cazzo, forte questa? Cioè, potenza 80, non è male, no? Potrei insegnarla al mio. Potrei insegnarla ad Inossom. Al posto di... Al posto di schianto botanico. Costa 8, fa 60. Quella costa 18, però costa. Costa 18 e fa 80. Non so se è meglio. Credo di no. Vabbè. No, però è assurdo che non ci siano... Cioè, qua non c'è... Non ci stanno teletrasporti in tutta sta zona. Che è quella roba? Che livello è? Livello 2... Tombat! Aspetta, 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 aspetta! Ok, ok, ok. Questo non devo sbagliare. Questo c'ha... Sicuro c'ha la roba al 2. Questo c'ha l'attività mineraria al 2, se non sbaglio. Questo c'ha l'attività mineraria al 2, mi serve. Sicuro. Questo mi serve per farmare i minerali. Sì, però se ci muoio, brutta roba. Cattiva, se ti vuoi muovere a colpirlo, brava. Ma proviamo già a spammare 3%. No, aspetta. Serve la sfera mega, mi sa. Oh no, ok, posso anche con queste, posso anche con queste. Madonna, ho preso paura. Perché lui mi serve un botto. No! Ok. È un Tombat, ce l'ho. Perfetto. L'obiettivo della spedizione è stato raggiunto. Passive orribili. Però lui mi serviva solamente per... Questo è un uovo? Lui mi serviva solamente per avere uovo gelido. Però di che rarità? Ah, vabbè, comune. Ed è inutile questo. Ottimo. Quindi ho Tombat e mi posso iniziare... Quello è un altro uovo. Ah no, quella è una statuetta. Ok, vado a prenderla. Tombat mi serviva per fare la farm di minerali. Quindi top. Io vorrei andare da quella statuetta lì. Ah no, una anche qua, bello. Ecco, queste ne dovrei raccogliere un po' perché ne ho prese veramente poche.
Là c'è un altro uovo pure, però. L'altra statua era lì sopra. Quindi se riesco ad arrivare lì. Ho visto che c'è un pal che puoi usare come aliante, tipo. Ed è meglio dell'aliante. Però non ho idea di dove sia. Mi piglio quest'uovo, piglio quello. Non capisco come in tutta sta zona non ci sia nemmeno un teletrasporto. Questo è veramente incredibile. Ah, là sopra pure è pieno di statue. Vabbè, ma le statue. L'ho schiuso l'uovo di ieri. Sì, ho trovato un altro dinosaur. Ma se non c'eri prima, Ide, praticamente ho detto che. Mi sono accorto che tutte le cose che io non capivo, che sembravano troppo difficili, perché io sto giocando a difficoltà difficile, che ti busta un casino tutte le cose. Cioè, io prendo il quadruplo dei danni. E ne faccio la metà. Me ne sono accorto poi. E il tempo della schiusa delle uova, che era così lungo, è perché sono a difficoltà difficile. E essendo a difficoltà difficile, ho la schiusa delle uova, che è la schiusa massima è 72 ore invece di 2. Cioè, le uova, quelle giga, quelle più grandi, ci mettono 72 ore invece di 2. Ho cambiato questa cosa. Ho tenuto la difficoltà difficile, quindi ho tenuto tutti i moltiplicatori della difficoltà difficile. Però ho messo che le uova me le schiude come la difficoltà normale. Perché se no, cioè, quello non era umano, non ce la potevo fare. Non. Questo è nuovo, sì. Depresso, bello! Questo no, no, non era umano perché poi erano 72 ore di gameplay. Erano 72 ore di gameplay. 72 ore di gameplay perché non conta nemmeno quando non stai giocando, quindi. Ho tenuto difficoltà difficile, però con la schiusa ridotta. Depresso, Depresso mi ha detto Arta prima, mi ha scritto: ho trovato Depresso, è il mio nuovo pal preferito. Vediamo che fa Depresso di speciale. Adesso ne ho catturati abbastanza di nuovi, a parte che mi devo mettere a setappare la miniera. Di minerali, visto che ho trovato il tipo che ha l'attività mineraria al 2. Che sono quelli? Scimmiette sempre. Tu non me lo shotti lui, vero? Che mi faccio un po' di bonus cattura. Aspetta, che qua c'erano delle statue da qualche parte, non mi ricordo. Qua sopra erano da qualche parte qui. Un colpicino? Bravo! Bello! O magari c'è qualche pal che c'ha la mossa che lascia apposta one shot. Cioè, hanno copiato tanto dai Pokémon, avranno copiato. Falso finale. Quella sarebbe tanta roba. Dai comandi del pal, vediamo. Che era con 4. Comando non attaccare, prendi l'iniziativa. No, non c'è un comando con cui io gli possa dire. Non. Cazzo ci fa Mamures qua? Non c'è un comando con cui io gli possa dire di non uccidere. Di attaccare ma non uccidere. Cazzo, comunque girare di notte è è la tecnica finale per trovare le uova e le statuette, perché di giorno si vede un cazzo. Di giorno non ne trovo di statue. Uovo, questo è inutile però, vero? Ah no, forse uovo verdeggiante, ok, però non è super. Quindi super uovo verdeggiante mi ha dato Dinosom. L'uovo verdeggiante mi darà tipo ste scimmiette inutili, credo. Bello, quello sembra un uovo bello. Minchia, quello sembra figo. Quello là, quello rosso lì. Quello sembra bello. Quello tocca andarlo a prendere. Sicuro. Quello sembra molto bello. Attaccalo. Attaccalo. Un colpicino, bravo. Ma no, figlio di puttana. No problema. Leafmunk ne ho catturato uno solo, quindi mi servirebbero. Quell'uovo sembra molto carino. Se è una merda, resto assai deluso. Leafmunk, ti prego. Leafmunk mi sa. Conviene così perché scappa. Leafmunk scappa assai. Mi sa che conviene. Provare la sculata direttamente, perché a danneggiarlo senza l'arco al momento è dura.
14%, dai. Che poi avrebbe 3%, ma c'ho il bonus di spalle. Cioè, per quanto sfigato io possa essere, 14%, prima o poi dovrei riuscire a catturarlo, dai. Oh, ha fatto un tick, prima volta. Perfetto. Qua ce ne sarebbe un altro. Full vita, che probabilità? Dai, il cazzo, niente proprio. 12%, non è neanche male. 12% è anche umano, dai. Vai. Perché Leaf Monk ce n'ho uno in base con una passiva orribile, quindi lo vorrei upgradare, che non è male lui. E così ho buttato tipo 50 sfere non ottenendo nulla. Bracconieri no, lasciamoli stare. Anzi no, lasciamoli stare no. Li faccio... Ah vabbè, ma sono a livello 2. Se li one shotta facile. Perfetto, un colpo, buttati giù entrambi. L'uovo era qua sopra, ne avevo visto anche un altro. Fai che sia un uovo bello. Tra l'altro avevo messo a schiudere l'altro uovo. Eccolo, là sopra ce n'è un altro di uovo carino, sembra. Questo qua che è invece? Questa è la città dei mercanti, tipo, potrei provare ad andarci. Super uovo oscuro, ok, che è come quello che sto schiudendo ora. Cioè è proprio esattamente lo stesso. È esattamente lo stesso che sto già schiudendo. Questi sono buoni, vigilante, capovillaggio, ok sì. Tiriamo dentro, e qua che cazzo ci trovo? Mercanti? Mercante, mercante di pa... mercante di pal! Parla. Vendi? Ah, gli posso vendere questi, carino, dai! Cioè, gli vendo tutte le robe inutili che ho. Gli vendo tutte le cose inutili che ho. Questi qua, tutti quelli con le passive brutte. Tutti sti qua che ho catturato, non penso mi convenga tenerli. Gli do via tutti i palli inutili che ho con le passive... Con le passive brutte. No, lui no, perché ne ho pochi di questi. Che non si sa mai. Questi servono un cazzo, Sparkit ne ho pochi. Io direi principalmente tipo... Ecco, tutti quelli starter che ho... Che ho... Qua. Poi ho visto che si può fare il breeding dei pal. Cioè li puoi accoppiare e far nascere le uova. E là è da vedere se tipo quando li fai accoppiare ti salva le passive dei genitori. Che là sarebbe molto figo che fai accoppiare due genitori con passive buone. E ottieni il figlio che si piglia le passive di entrambi. Quello sarebbe molto carino da vedere. Inutile. Questo no, assolutamente che ne ho solo uno. Questo no, che ha stacanovismo. Questo sì, no. Di questo ne ho solo uno. Di questo ne ho solo uno. Questi ne ho altri sopra. Questo... Oddio, ne ho altri sopra. Che bello Lizpunk. Che è quello che ho rubato al bracconiere. Lui lo posso dare. Tombat, il brother con la miniera al 2. Questo che ha invece? Fammi vedere. Depresso. Depresso non c'ha un cazzo. Abilità compagno caffeina nelle vene. Vabbè, devo vedere. Spirito artigiano, questo Leaf Monk. Tanta roba, mi sa. Spirito artigiano è quello che lui fa l'attività più veloce. Perché se è così, non male. Ok. Vendiamogli questi pal per 8000. E compra, cosa offri? Pengullette 3000, ma da qua, pengullette 3000. Toco Toco, oddio, Toco Toco fa cacare. C'hanno pure passive brutte, maestria nell'estrazione lui. Ma vende robe inutili. Io speravo di aver beccato un hit con questo mercante di palle, niente. Cioè sono uno più orribile dell'altro, pengulletta 3000. E c'ha antisismico come passiva, ma dai, insomma. Vai via. Vediamo se ce ne stanno altri di mercanti. Questo qua è deludente. Mi sono pure messo... Aspetta, fottiamogli... Ah no. Speravo si potessero fottere le sfere lì fuori. Albergatrice, no. Qua dentro nulla. Nulla, mi sa che c'era solo quello di mercante. No, mercante... Ah, questo però è il mercante itinerante, non è quello di pal. E lui vende... Progetto per cerchietto con lunghe orecchie?
Per cappello, vabbè. Ah, i semi di grano. Ok, semi di grano ne prendo di sicurezza 10. No, 10 no, me ne servivano 5. Facciamo 3. Facciamo 6, così posso fare i due campi. Poi altre cose che potrebbero servirmi: latte no, corno no, organo elettrico, medicine, frecce e sfere me le faccio io. Vorrei capire che sono ste robe. Cappello. Cioè, è solo roba estetica? Non penso mi protegga. Cerchietto con lunghe orecchie, cappello di Gumos. Gli prendo un cappello di Gumos. Tanto per. E basta. Ah, vendi. Aspetta, lui potrei vendere qualcosa? Vendi? No. Ah, perché poi posso vendere solo le cose che ho nell'inventario, quindi no. Quindi due mercanti, ho beccato, basta. Poi il mercante di Pal sarebbe da catturare, perché quello se te lo puoi tenere nella base, tanta roba. E... Nada, finita l'esplorazione qua. Ah, devo vedere l'uovo, forse mi ha schiuso il primo. Vediamo. Qua zero teletrasporti. Quanto manca all'uovo? 4 minuti. 4 minuti all'uovo. Edifica campo di grano, che ora posso fare. Li volevo mettere qua di fianco, quindi levo questo. E ci ficco i campi di grano. Ah, il cervo è ancora depresso. Gli potevo comprare la medicina dal mercante. Però speravo che gli passasse. Speravo che gli passasse da solo la depressione. Campi di grano ne metterò due qua. Non ci stanno. Così c'è il frigo in mezzo, terribile. Queste fottute terme, dovrei spostarle. Ah, qua, lo posso mettere qua. Per metà fuori. Va bene. Quindi, campo di grano e così ho livellato e posso fare. E posso fare un altro pal, in teoria. Quindi metto già a letto. Potenziamento base. Banco da lavoro per armi, per upgradarla adesso. Banco da lavoro per armi. Banco da lavoro. Al livello 20. Ah, ho il set di edificazioni in pietra, lo volevo. Perché così posso farmi la casa in pietra, così non prende fuoco. Aliante mega non mi serve. No, qua dovrei stare abbastanza a posto, credo. A sto punto aspetto che schiuda quest'uovo, così metto a fare l'altro. Metto via le cose che posso. Ah, devo vedere se mi ha raccolto. Se Vixi mi ha raccolto. Cazzo, quante uova ho raccolto? Aspetta, che questo deve essere in teoria il forziere delle uova. Ok, questi frutti invece. Dovrei fare un altro forziere per ficcarceli perché non ho più spazio. Che è questa cosa che ho trovato? Rubino. Ah, cazzo. Potevo venderlo dal mercante prima. Che so che devo fare? Progetto per cappello. Come lo uso? Stoccaggio, forziere. Che poi adesso potrei fare i forzieri quelli migliori. Però quando mi metterò a fare i trasferimenti lo farò. Quindi metto via questi. I proiettili, se non sbaglio, c'era un forziere in cui li avevo. Mi sa di no. Ah no, perché questi sono per fucile d'assalto. Questi non li avevo. Quindi questi di qua. Questi devo tenere tutto. Il rubino lo metterò qua. Ok. E il progetto lo butto lì. Fammi raccogliere la pietra. Dai! Ok. Ma se tipo gliela lascio per terra sta pietra, poi loro in teoria dovrebbero trasportarla in automatico alle casse. Sta cosa la dovrei provare. Però penso di sì.
Comunque ho provato a spostare sto forziere più vicino al campo qua, alla segheria, ma non è fattibile metterlo in modo da poter interagire con entrambi in contemporanea, mi sembra. Ci ho provato e mi sembra non fosse fattibile. Posso mettere un altro pal nella base. Potrei mettere ah, qua c'ho i briganti, i bracconieri. lui no, perché lo voglio mettere nell'altra. Lui che fa? Lui no. Potrei metterci l'altro cavallo. Avevo trovato uno buono, mi sembra. Questo che aveva spirito artigiano che gli fa velocità dell'attività più 50. E lo potrei mettere però al posto di questo, che tanto. Però dai, c'hanno anche falegnameria. Ah no, ma aspetta, sì, ho un altro spazio, vabbè, li metto entrambi per ora. Perché se no l'alternativa è mettere un altro pinguino, oppure Ciao Killua. Sai perché non riesco a entrare tramite codice ed invito da un amico? Siete dalla stessa versione? Perché potrebbe essere che lui è da potrebbe essere che lui è da Xbox e tu da Steam, tipo. Non c'è un tasto per riordinare questi in automatico, vero? Siamo entrambi da Steam PC. E avete fatto. Cioè, è un mondo single player. Perché per dire io ho il mondo single player, avevo abilitato il multiplayer nelle impostazioni, ma mi sembra sia buggato perché quando vado. Cioè, ogni volta che lo avvio mi dice tentativo fallito di connettersi al multiplayer, una cosa simile. Quindi penso che tipo da me la gente non possa entrare. Ah, c'è Ordina, dov'è? Ordina. Perfetto. Ordina per enciclopedia. Palla alfa. Che cazzo vuol dire enciclopedia facciamo? Oh, che bello. Infatti mi sembrava. Ah, occhio uguale. Ma mi sa che è quello. Cioè, mi sa che a sto punto il modo migliore per giocare è serve fare il server. Vabbè, non serve farlo open, lo puoi fare. Cioè, devi fare il server, lo devi fare privato con password. Poi è da vedere. Io una cosa per cui rosico di aver fatto il mondo e non il server è che nel mondo in singolo non va avanti il timer, no? E quindi per dire, se il mondo singolo adesso tu chiudi, non ti continuano a farmare la roccia. Mentre il server, essendo che è online, il timer va sempre avanti, vanno avanti i giorni anche se tu non sei dentro. E quindi stacchi per 2 ore, rientri e ti ritrovi migliaia di pietre. Perché ti continuano a farmare anche mentre non sei online, ti schiude le uova e tutto il resto. Super uovo scuro, vediamo. Che quello di prima è stata una delusione. Questo? Nox! Boh, uno nuovo. Va bene, va bene. Nox, dov'è? Oscurità inutile, raccolta, niente. Serve un cazzo. Fa qualcosa? Boh, è inutile proprio. Dai, però è carino. Vediamolo. C'ha pure statistiche basse, tra l'altro. No, mi sa che è proprio pessimo. Raccolta, fa niente. Ah, ma gli posso dare i nomi? Ora me ne sono accorto. Nox, male male. Dal super uovo poi è uscito sta roba. Ciao Shadow, ho trovato un pal fortunato, sì. Un pollo. Che rimarrà là dentro a vita, perché non. Purtroppo il pollo. È l'unico che ho trovato per ora. Però non ho esplorato tanto, in verità. Ok, ho un altro super uovo da schiudere. Mettiamo questo. Poi vorrei fare un'altra incubatrice. Vorrei fare un'altra incubatrice. Qua che devo fare? Aspetta. Ah, devo livellare adesso. Devo livellare e basta. Vediamo se mi ha farmato. Guarda qua! Se non l'avete. Se in caso non lo sappiate. Cioè, Vixie, lei. Che se la mettete dentro all'allevamento, che è lo stesso con cui il pollo vi fa le uova, vi farma sfere infinite. Cioè, queste me le ha fatte tutte in 20 minuti, tipo. Tutte queste, 11 sfere e le frecce anche. Più altre qua dentro, aspetta, vedi. Sfere, frecce, denaro, semi di bacca, farma un botto di roba fortissima. Infatti vorrei trovarne un'altra di Vixi, così ne metto due. Perché penso ne possano stare due dentro l'allevamento e boh, farm infinito, bellissimo.
Dovrei farmi poi. Beh, frecce ne ho poche. Ne posso fare qualcuna? Frecce. Ma io farei frecce infinite. In modo da non... 200 faccio. Che tanto costano pietra e legno. Va anche di più allora. No, facciamo 200. 200 frecce che per 3 fa 600. E in più vorrei farmi altri paldium qui. Facciamo 50 di paldium. Resto senza pietra ma me la rifarmano. Quindi no problema. E... devo mettere via della roba. Ah, il paldium però ce l'avevo qua. Dovrei riorganizzarmi le casse perché è sempre un casino trovare. Quindi adesso vado in giro però con 50 sfere e basta. 50 sfere pochetto, ne metto a fare qualcuna. Ne posso fare poche però. Perché ho consumato tutta la pietra, perfetto. Ne hanno fatta un po', sì. Allora, mi faccio un po' di sfere prima di andare in giro, che sennò la situazione è terribile. Quindi, sfere. 26. Aspetta, potrei farmi le mega. Però le mega, secondo me, per ora non ne vale la pena. Ah, cazzo, mi devo setappare la seconda base. Ecco cosa devo fare. Mi devo setappare la seconda base, che adesso che ho trovato il pal, quello che scava livello 2, posso scavare i minerali. Quindi mi devo organizzare, devo portare nella seconda base un po' di legna, un po' di pietra, per fargli il letto, e basta. Cioè, penso per ora di metterci solo lui. Giusto per fargli fare... giusto per fargli fare un po' di roba. Per farmi farmare un po' di minerali, che sono la cosa più terribile da... più terribile da farmare manualmente. La lana, per ora la lascio qua, sempre, va bene. Ho dei minerali. 4 minerali. Posso fare 2 lingotti. 2 lingotti, vai. Questo... no, ok. E buono. Dove posso andare? Di qua a destra, forse. Che non ci sono mai andato. Sono andato solamente qua a sinistra. Che però qua a sinistra era terribile. Qua sotto anche non sono stato. Ah no, sì che sono stato. Però non c'erano teletrasporti. Non capisco perché sta zona sia vuota. Cioè... qua è tutto vuoto di teletrasporti, non capisco come sia possibile. Bella Origin. Qua vado allora. Tanto per ora devo solamente livellare un po'. L'uovo quanto ha? 26 minuti. Cazzo che sta diventando notte. Vabbè. Si esplora con la notte di nuovo. Quindi là a destra, però perché non ero andato di là? Per andare di là devo andare... verso di qua? No? Verso di qua? No? Di qua? No? Per favore. Ok, sì, qua sopra. Ah, non ho... non ho rifatto... vabbè, la piuma decorativa. Ciao, Rufy. Ho appena comprato come ti sembra. Sono a tipo 12 ore di gioco e l'ho comprato ieri sera, quindi... molto bello. No, è una figata, poi non sembra neanche che sia in alfa, cioè questa cosa è assurda. C'è talmente tanta roba che sembra, cioè è molto meglio di tanti giochi che escono in versione definitiva. Quello è un uovo, che è quella roba? Ma c'è un binocolo! Non servirebbe a molto, però... quello è un uovo, sì, che è sempre super uovo oscuro, che mannaggia il cazzo, è l'unico che ho trovato, ne ho trovati 10 di quelli. No, 10 no, ne ho trovati 2. Però è l'unico che ho trovato doppione. E continuo a trovare solo quello. E vabbè. Super uovo scuro. No, ti prego, non cadere. Vabbè. Mi dovrò riarrampicare qua sopra. Ci posso andare? Devo farmi, ecco cosa devo fare. La fottuta sella per quello che vola. La fottuta sella per quello che vola devo fare. Perché così posso prendere ste cose senza... senza dovermi arrampicare all'infinito. Anche perché non ho stamina. E vabbè, adesso quando torno alla base cerco di ricordarmi di farlo. Ah no, uovo scuro questo, non super. Uovo scuro... uovo scuro promette male. Sì, però... qua sopra ti potresti arrampicare. Posso provare per di qua? Sì, Early Access Alpha, quello che è, sì. Vabbè, comunque non è in versione definitiva, insomma. Di qua... e devo andare dritto, credo.
Sta andando giusto, sì. Non capisco perché mi sembra di non trovare più torri. Rispetto alla prima zona che stavo comunque. Quello chi è? Ah, ma quello è Chillet, di nuovo, vedi, è respawnato. Chillet, già sconfitto, però è respawnato. Io l'ho detto che respawnavano questi. Chillet, Chillet lo vorrei ricatturare. Perché quello che ho beccato io mi è uscito con delle passive orribili. Là c'è un forziere. Però non mi vorrei perdere Chillet, andiamo al forziere prima. È da vedere ogni quanto respawnano allora. Vabbè che i forzieri sono abbastanza inutili. Sì, denaro. Una ah, le chiavi di rame. No, non le torri, non le torri. Io per torri intendevo questi. I teletrasporti intendevo. Che figo sto castello! Là ce n'è un altro. Ah no, quello ce l'avevo già. Voglio riprendere Chillet e poi vado avanti. Intendevo i teletrasporti, che me ne mi sembra me ne stia segnando. Cioè, tipo, in tutta sta zona non ho trovato neanche uno. Cervi inutili. Oddio, i cervi li dovrei catturare sia per il bonus sia perché i miei hanno passive del cazzo. Fammi vedere. Non lo shottare per favore, che lo vorrei. Bravo. Ah, ma aspetta, io posso essere utile adesso perché ho farmato le frecce. Se lo colpisco. Non lo shottare, non lo shottare. Un altro attacco e basta. Ok, buono. Ce lo dovrei avere. Ma, colpisci? Tocca colpire? No, pensavo di averlo missato. Vabbè. È che sto cercando di lanciarle velocemente in modo che non mi possa attaccare, che mi sciotta questo. Ok. E poi si va a vedere che passiva mi ha droppato, se me ne ha droppata qualcuna di migliore del mio. Volevo andare al teletrasporto che sta qui sotto. Qui nessuno di nuovo. E quello? Leafmunk, Leafmunk. E di Leafmunk non ho pigliato il bonus ancora, quindi. Ma in che senso, dai? Incredibile. Leafmunk penso per ora è il più odioso, madonna cara, scappa un botto. Leafmunk catturato, ok. Lei, no. Lui, lui pure non ho pigliato il bonus, mi sembra. Quindi pure lui mi serve. Ok. Dove sta il... dove sta il teletrasporto? Qua sopra? ...80% e scappa. Ah no, qui, aspetta. Ok, trovato. 91% e scappa. Io l'ho detto, non hanno... cioè, le percentuali non sono vere. Non può... cioè, non può... non può essere. Che è quella roba? Ah, quello è un altro di quelli... quello mi serve. Tocca andare da quello. Quante sfere ho? 31. Si può fare. Si può... fare... depresso, non mi serve. Lui, lui. Lui che mi farma le pietre. Assolutamente, no, depresso vai via. Ma perché depresso attacca? Tombatta al 10, vai. Meglio, più facile da catturare. No, impazzito, non lo shottare, lui che mi serve. Grazie. Top. Che mi devo fare la farm di minerali. Depresso. Avanti. Ma come?
Ok. Ma stai al 3, ma stai al 3, per favore, dai. Quante sfere ho ancora? Poche. Chi è quello? Ah, quello è il gufo. Ma è uscito di nuovo! Beh, la cosa è pazzesca. Ok, lui è entrato. Top. Il gufo anche volendo. La scimmia non mi ricordo se sono arrivato a 10 catture. Proviamo. Ho finito le... finito le frecce. Quello è un altro... dovrei catturare lui allora. Allora aspetta. Dai, non voglio buttare tutte le sfere che ho, però... ultime due per lei. Ti prego. 83%! Ciao, Pandits. Tanti auguri anche a te. È incredibile, Pandits. Cioè, 8 sfere di fila, tutte a 70%, non entra. Io vorrei capire queste cazzo di percentuali come funzionano. Assurdo. 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 Vorrei provare a catturare anche lui. Per fare la farm definitiva di minerali. Ma lo potrei fare di volare, La potrei fare adesso. La potrei fare, in teoria. Vai. Vai, Dino. Dino è troppo forte. Tocca buttare qualcun altro. Un attacco. Dagli un attacchino. L'ha sciottato, figlio di puttana. E niente. Ma qualche cattura di umani? Ne ho appena catturati 4, tipo. Cioè, oddio. Di umani ne ho già catturati veramente tanti, basta. Ho raccolto il suo loot, non so neanche cosa droppi. Ma questo... che resta... Ah, cuoio! Tra l'altro mi serve anche il cuoio. Proprio per poter volare mi serve. Mi conviene andare di là, credo. Gli elefanti... Non ero arrivato a 10, quindi catturare un paio di elefanti sarebbe tanta roba. Non sarebbe male. Però ho veramente poche sfere. Proviamo! Ok, il primo è entrato. E sono a 5, vedo la cam laggare, davvero? Ah, adesso anch'io, aspetta. Ora provo a risolvere. Ora provo a risolvere, strano. Ma già da prima o solo adesso? Cioè, già prima o ho iniziato a laggare adesso? Prima no. Prima non laggava. Prima non mi sembra no, prima no di sicuro. Prima no, di sicuro. E perché adesso sì? Cioè, più che altro non mi dà cali di frame OBS. Provo a lasciarla staccata un attimo. La rimetto tra poco, magari si riprende. Le do un attimo... Le do un attimo di pausa. Concedo alla cam 2 minutini. Lui, cazzo, mi serve un botto! 8 sfere. No, no, lui mi serve veramente tanto. Ah, ma ce ne sono un casino qua. Cattiva, non lo shottare. Posso fare il tentativo, perché tanto poi... Ok. Tanto poi ce ne sono altri 2. Lui mi serve perché può far come aliante. Quindi lui è veramente utile.
Quindi potrei provare a catturarne anche qualcun altro che magari ne becca uno con una passiva decente. Ush, questa è una sfera anima. Anima, sì. Perfetto. Proviamo a catturare anche lui. Ma ce ne stava uno al 4 pure, che fine ha fatto? Cattiva. Un colpicino. Un colpicino. Un colpicino! Bastarda! E niente. Vabbè, ce ne stanno altri. Va bene, va bene, va bene. Riproviamo. Quante sfere ho ancora? Non tante. Non tante, ma questi mi servono. Vai. Oh no, cattiva in acqua. Vieni qua. Un colpo. Un colpo. Come faccio? Un colpo, vai. Uno solo. Ti prego? Ti prego? Brava! No, basta, cattiva, non esagerare. Ti leggo, ciao, ti leggo. Apex sta morendo secondo te? Sì. Due sfere ancora. Posso provare quell'altro? Chi è quello? Ah no, è sempre lui, minchia. Hanno visto i due vicini, sembrava un super dragone. Quello è un Vixie. Vixie, me ne serviva un altro. Vixie, me ne serviva un altro. Eh sì. Eh sì. Eh sì. Oggi sono molto sculato. Oddio. Quello che è invece? Bello. Qua Roby. Roby. Roberto. Vieni qua, Roberto. Bello, Roberto. Molto carino, Roberto, eh. Ma che bello che è Roberto. Cattiva, dai un colpicino a Roberto. Colpisci Roberto. Cattiva, colpisci Roberto. Un colpo solo però. Brava. Roberto lo voglio catturare. Ponita. Proprio lui. Mannaggia il cazzo però. Quante sfere mega ho? Poche. Due. Ok, ho catturato Roberto. Vixie, che fine ha fatto? Voglio catturare Vixie e poi ho finito perché non posso catturare altro, quindi... Che c'è qua? Territorio degli impavidi. Ma è proprio il mio territorio, allora? Ah, entra nel dungeon. No, allora. Non farò dungeon. Qua c'è un teletrasporto. Ottimo. Questa zona è molto carina. Questa zona è molto carina. C'erano parecchie cose interessanti. Mi devo mettere a fare la farm. Devo fare la farm di minerali, che quella è molto utile. Avevo visto un Vixie, ma è scomparso. Vabbè. Va bene così. No, là non c'è altro. Allora, sblocchiamo questo. Vado alla base. Hola mogua. E vediamo la base che c'è. Uovo, quanto manca? 11 minuti. La bastarda qua, quanto ha farmato? Mamma mia. Vieni qua. Che brava che sei, Vixie. Cioè, con due Vixie sarebbe ancora più devastante. Madonna, quanto farma questo cane di merda. Sfere pa... Perché nessuno le ha fatte? Ma che cazzo, le frecce? Nessuno l'ha costruite? Ma che state facendo? No. 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 Non si fa. Male male. Male male. Qui qualcuno non lavora. Qui qualcuno. Qui qualcuno si è preso un giorno di ferie. Eh no. Tocca punire, eh? Punirne uno per educarne mille? Ma i frammenti nemmeno! Ma che cazzo avete fatto tutto sto tempo? Brutti figli di puttana, siete stati a dormire e a mangiare? Non va bene così. 35 pietre avete fatto, che schifo. Oh mio Dio. Io sto senza sfere adesso. Ne ho 6. Posso fare niente. Ma qualcuno che... No, non ci sto, io non ci sto. Vieni qua. Vieni qua. E vai a lavorare alle sfere. Brava. Qualcuno che mi faccia le frecce, invece. Tu.
Basta minare le pietre. Vieni a farmi le frecce. Che le frecce mi servono veramente tanto. Vai. Brava. E poi... ah, volevo vedere il palco catturato. Vediamo il reveal dei palco catturato. Vediamo. Allora. Ho catturato. Da dove? Da... direi da qua? Chillet, mi è uscito con una passiva di merda, perfetto. Passiva di merda, passiva... cioè, niente in verità, niente. Padronanza della difesa, vabbè. Passiva di merda, niente, 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 niente. Però, io se non sbaglio, ce l'arai, è da mettere in squadra. A lui che fa a proposito? Niente proprio. Cioè, a fuoco e basta. Cioè, alla fine fa come... fa come l'altro. Alla fine fa come Fox. Che è arrivato? Che è successo? Che cazzo è successo? Che cazzo sta succedendo? Oh! Oh! Oh, figli di puttana! Ma che cosa? Hai perso. Ma che... ma quanti erano? Ma porco Diaz, porco Diaz, porco. Ragazzi, difendete la base, fate qualcosa. Ce n'è qualcuno a bassa vita che posso provare a catturare? Quello. No, la respinta. Vabbè, ma li ho uccisi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo respinto l'attacco nemico, vero? Beh, ragazzi, bravi. Con qualche perdita, siamo tipo pieni di cadaveri, ma avete respinto l'attacco nemico. Complimenti. Quanti dei miei pal sono morti in difesa di questa roba? Due soli. Ottimo. Due soli, tra l'altro, era lui che era abbastanza inutile, quindi lo posso anche sostituire. Mettendoci questo. E questa cattiva che ha velocità divina. Velocità divina che sì, non è male. Quindi la dovrò rimettere. Cercherò di ricordarmi. Che erano sti cosi? Un raid nemico. Erano dei pal selvatici aggressivi. Quindi dicevo, prima di tutto sto casino, che questo me lo dovrei mettere in squadra. Frugalità che fa? Resistenza al calo della sazietà, guarda, non male. E lo dovrei mettere in team, facciamo al posto dell'elefante. Facciamo al posto dell'elefante, perché volevo provare, in teoria quello è quello che funziona come aliante. Questi me li devo mettere nell'altra base, che potrei iniziare a setappare. Potrei iniziare a setappare l'altra base, vediamo se funziona. No, ma non va, scusa. Forse devo avere la sella in modo che... oh, aspetta, forse devo fare così. Com'è che funziona di poterlo usare come aliante? Ma c'è scritto... porco cazzo. Serve... ah, serve guantoni di Celarai. Puoi muoverti più rapidamente planando con lui. Guantoni di Celarai. Ehi, i guantoni dove sono? Guantoni di Celarai. Dove cazzo stanno? Sella di Nightwig. Oh, qua. Stoffa 5, vabbè, li faccio. Facciamo i guantoni. Tanto mi basta avere 5 di stoffa. Le sfere qua facciamo a nulla. 5 di stoffa. Che anzi, ne faccio anche di più perché mi serve. Ok. Le sfere le rimetto a fare alla roba delle sfere, quindi qua. Che succede adesso? Che succede adesso? Chi stanno attaccando adesso? Ok, niente. Qualcuno che mi lavori la stoffa, per favore, ragazzi. Qualcuno che mi lavori la porco Diaz di stoffa. Vieni qua. Al lavoro. Pure tu. Tu a far le frecce, invece. No, le frecce le sta facendo... tu, scimmia, che ti sei liberata, mi vai a fare le palle. Vai, bravissima. Brava.
Quindi, guantoni di Cellarai. Mi sta facendo la stoffa qua, ok? Appena ho finito la stoffa posso provare a fare i guantoni e vediamo che succede. In teoria non dovrebbe essere male da tenere in team Cellarai. Ah, poi posso iniziare a vedere la sella pure. Appena ho fatto i guantoni suoi vedo la sella per quello che vola. Per Nightwing. Dov'è? Nightwing. Al posto di Fox. È l'uovo tra poco. Il pack opening dell'uovo tra poco. Nightwing. Ok. E lo devo tenere in team per volare. Loro due li tengo perché sono fighi e sono forti. Mentre cattiva la tengo... Bah, perché di sì. Dovrei trovarmene un altro utile da tenere. Però per il momento va bene. C'è la Rai, Nightwing. Top. E la stoffa tra quanto è pronta? Tra poco. Le palle sono pronte tra poco. L'uovo manca 4 minuti. È in condizioni ideali. Pietre qua da raccogliere. Nulla. Ha finito il cazzo. Ma chi ci sta lavorando? Dov'è il pinguino di merda? Addio! Dov'è? A lavorare il grano! Ma chi cazzo te l'ha detto? Vieni qua. Aspetta. Io posso potenziare le mie capacità? No. Potenziare PAL. Dino. Non posso, mi servono 4 cose. Vieni. No, pinguino di merda, vieni. Vieni qua, non scappare. No. Grabbalo! Ok. No. È andato al posto giusto, però lo voglio mettere io perché così capisce che ci deve stare fisso. Qua ci sono dei lingotti. Due, porco. Due lingotti pronti. Wow. Poggio un po' di oggetti. Il corno, dove sta? Vabbè. Corno, lana. Le bacche cotte. Perché ce le ho qua? Ah, perché aspetta. Ecco, le bacche cotte le devo mettere qua, così i miei mangiano in automatico. Vediamo se questa mi ha farmato delle palle. La stoffa è pronta, brava. E adesso devo fare i guanti. Dove sono? Dove cazzo sono? Ah, i guanti li devo fare dall'altro, è vero, qua. Guanti. E potrei fare la sella di Chillet anche. Mentre per la sella di Nightwing mi mancano 3 di cuoio. Faccio prima quella di Nightwing, direi. Faccio prima quella di Nightwing che mi manca 3 di cuoio e lo prendo in 2 secondi. Così posso volare. 3 di cuoio. Devo trovare delle volpi, direi. Non dovrebbe essere difficile. Il cuoio, le volpi o forse anche i lama. Vabbè, lascia una volpe. Una però. Fox, vieni Fox. Buttiamo uno utile. Tocca colpirlo. Bravo. E cuoio me ne dà uno, sì, bella vacca. Cuoio me ne dà uno. Un'altra volpe lì, ok. Oh, Panditz, mi manca un cuoio. Dopo di questo e posso volare. Pazzesco. Madonna, comunque Dino è troppo fottutamente forte. Incredibile. Trovati dei servi? Sì, ne ho trovati 3. Però non li ho messi a lavoro, li ho solamente catturati. Li ho dentro al mio box al momento. Non mi ricordo più. Quanti ho delle sfere? 10, ok. Perché Kremis non ho finito il bonus, quindi lo catturo. Che mi dà un po' di XP almeno. Ok, questa era l'ultima per il bonus. Top. Così ho preso un casino di bonus. Quelli stron... Oh, mi manca una volpe. Col mammutone come sono messo male. Le uova alla fine sono riuscito a sistemare. Cioè ho cambiato il timer dalle impostazioni. Ho lasciato le impostazioni difficili, ma ho cambiato il timer delle uova perché era insano. E non le posso schiudere. Ah, tra l'altro è pronto l'uovo, aspetta, sicuro.
Il mammutone, dai, vabbè, l'obiettivo di oggi. L'obiettivo di oggi è finire il mammutone. Questo che è? Ah, niente, speravo si potesse raccogliere. Probabilmente c'era una statuetta, come mai senza cam... perché aveva iniziato a laggare, l'ho tolta un attimo per vedere se si fissa. Poi la rimetto. Ora voglio trovare la volpe prima. Eccole, perfetto. Loro, oddio, potrei provare a catturarle anche. Non mi ricordo se sono arrivato a 10 catture delle volpi. Ma penso di sì, però. Allora, nel dubbio lo butto via lui, che sennò... Eh no, però aspetta. Facciamo così. Vabbè, tanto il cuoio me lo dà anche catturandole, quindi... E... Ah no, avevo finito il bonus, quindi catturarle è inutile. Vabbè, a sto punto... Top! Frugalità 1, l'inutilità proprio. Le volpi? No, ne avevo già trovata una con una passiva decente, se non sbaglio. Ok, posso tornare alla base? E tornando alla base c'ho l'uovo da schiudere. Devo andare... Ho l'uovo da schiudere, devo fare la sella e devo andare nella seconda base per setappare la farm di minerali. E una volta che ho setappato la farm di minerali, con la farm di minerali vado a 1000 perché posso fare i picconi di ferro, le lance di ferro e tutte quelle troiate che ora non sto facendo perché ho troppi pochi minerali e non voglio buttarli via. Quello lì, quasi quasi, sarebbe da catturare. Ah, però cazzo, c'ho due sfere. Allora mi sa di no. Colpiscilo. Vai. Non avere pietà. Attaccalo! Dai! Ok. Vabbè, era abbastanza impensabile. 5%. Ho visto un trick col mammutone. Te lo porti nel corso d'acqua e se e sei nel suo target rimani impallato. Vabbè. No, non voglio farlo glitchando. Dai, pack opening dell'uovo. L'uovo, l'ultimo è andato molto male. Vediamo questo. Ah! Spero non mi esca lo stesso di prima. No, Nox di nuovo, che sbatta, inutile proprio. Nox fottutamente inutile. Boh, ma come fa a uscire questa merda dall'uovo raro? Cioè, non ha niente, c'ha uno di fuoco, non ha passive decenti, non fa niente. No, uno di fuoco, uno di, vabbè, di semina. Comunque è inutile. È carino pure, però è inutile. Insomma, questo uovo molto male. A sto punto provo a schiudere le uova marce. Queste che magari esce qualcosa di carino. Uovo umido, vediamo. Cinque minuti, let's go. 30 sfere palla. Tu levati dai coglioni, 30 sfere palla. Ma nessuno che si sia messo al lavoro qua. Insomma, ragazzi. Questo ha finito di lavorare, ma sta qua a cazzeggiare, va bene. Come lo raccolgo? Non posso, in attesa di realizzare... Ma che in attesa? In attesa di che? Levati! Niente, si è buggata lì. Va bene. Tu, lì. Ma no, brother. Non ha refrigerazione. A cazzo serve refrigerazione? Qua serve lavoro manuale. Questa come la libero adesso? Le devo smontare... O la metto a fare qualcosa che magari si sbagga. Magari se la metto a fare qualcosa si sbagga. Tu che hai mai trovato? Bravissima. Brava. Ora quante palle. Voglio trovare un'altra Vixi, minchia. Perché due Vixi secondo me farmano palle infinite. L'incubatrice di uova, tecnologia ed è qua tra la tecnologia antica. No, ma sti guanti, perché si è tolta quella che gli stava facendo? No, non ci voglio credere però, Poi perché hai segnato che c'è quel bastardo che ci lavora? Eccolo. Ok. Allora, guantoni. Tu stai qua, per favore.
Quantoni, fammeli raccogliere però. Fammeli raccogliere. Come faccio? Che palle. Ci sono le cose troppo vicine. Si è glitchato tutto perché ci sono le cose troppo vicine, secondo me. Ottieni il prodotto. Scegli la ricetta. Facciamo la sella di Nightwing. Eccolo qui. Adesso che c'ho i guantoni, va che rovetta. Ma i guantoni dove stanno? Nell'inventario? Dove sono? Così in automatico, basta farli una volta e gli va. Basta che li fai una volta e li sblocchi. Lui tanta roba. Top aliante, ok. E una cosa buona l'ho fatta. Adesso sarebbe da fare la sella di Nightwing per poter volare. Se ci fosse qualcuno che si mette al lavoro. Negli oggetti importanti, dove sono? Non va, non lavorano. Ah, ma perché vuole mangiare prima. Ah, oggetti importanti, ok. Ok. Non ho cuoio per ripararmi l'armatura. Tocca girare con l'armatura rotta. Perché ho un uovo verdeggiante qua? Per quell'uovo quanto manca? Finito? No? Un minuto? Ah, vorrei fare la seconda base. Cosa devo portarmi? Devo portarmi un po' di legna, un po' di pietra. Ma pietra non ce n'è. Oh, cosa serve per fare i letti? Letto per palla, legno, fibra. Quindi mi devo portare un po' di fibra, un po' di legna. E basta. Devo solamente mettere a farmare. Devo fare dei forzieri, che però è sempre legna e basta, mi sembra. Allora, portiamo 45 di fibra. I forzieri si fanno con la legna e pietra. Annulla. Legna e pietra. Quindi devo portarmi legna, fibra. Poca pietra. Questa va bene. Questi li metto via. Sfere ne ho poche, però vabbè. Legna ne ho infinita. Come faccio a selezionarne? Ah, CTR? Prendine uno, ok. Facciamo una cinquantina di sicurezza. Ok. E così posso provare a setappare l'altra base. Ah, però aspetta, perché poi gli devo costruire anche la mangiatoia, però, oltre al... ma cazzo. La mangiatoia e le terme per la salute mentale. Le terme che serve? Dove sta? Pietra, frammento, flu... minchia, serve un botto di roba. Vabbè, faccio piano piano. Il cibo, sicuro gli devo setappare la mangiatoia, però a sto punto gli devo mettere anche un campo di bacche in modo che si facciano il cibo da soli, perché sennò poi mi crepano. Qua a questo punto mi è risorta, in teoria qual è che era che ho sostituito? Avevo sostituito qualcuno. Non mi ricordo chi. Ah, forse questo è questo, però vabbè, non serviva. E... l'uovo, quanto manca? Vai, schiusa completa, vediamo. Uovo umido. E... ah, ce l'hai, vabbè. Quello che avevo appena cercato e trovato. E... passive inutili, quindi niente. A sto punto, che altre uova ho da schiudere? Qualcosa di carino. Uovo oscuro, facciamo uovo gelido. Uovo generico, no, facciamo uovo gelido. Dovrei fare altre incubatrici. Così schiudo più uova insieme. Però cosa mi mancava per fare le incubatrici? Vediamo. Incubatrice per uova. Pietra e stoffa, aspetta, lo posso fare. Pietra e stoffa. Faccio un'altra incubatrice. Così schiudo due uova insieme. Pietra e stoffa, stoffa. Ma come stoffa ne ho? Ah, perché stoffa l'ho usata per la sella. A cui non sta lavorando nessuno. Stoffa ne... no, non ne posso fare abbastanza. La stoffa, come facevo? Devo mettere... vabbè, devo uccidere le pecore. Uccido un po' di pecore. Direttamente. Il gioco è difficile a livello di meccaniche, no.
Io ho imparato tutto in 2 o 3 ore. Poi all'inizio qualcosina, poi man mano che vai avanti, cioè, impari. Non... Un dino che non catturerò. Oh sì, no. Qualche pecorella qui. Che mi serve. Mi serve fare un po' di lana. Per fare le incubatrici. Lana per 3. Ok. A posto. In verità mi bastava questo. Là ce ne stanno altre. Mastica. Stica, stica, stica. Oddio. Sì, no, incubatrici ne posso fare una sola. No, ma io. Aspetta, più che l'incubatrice dovrei fare. Forse prima questa. La struttura di potenziamento. Che costa 5 componenti dell'antica civiltà. Distilla l'essenza ricavata da più pal della stessa specie per potenziarne un esemplare. Forse questo è più utile. Cioè, mi potenzia. Mi posso potenziare il dino. Usandone tanti, cioè sacrificandogliene altri. Fagli vedere chi è il più forte. È che non so come funzioni quella roba. Non... Boh, poi incubatrice, dai, per ora va bene anche una sola, in verità. Un altro attacchino. Un attacchino. Non me lo shottare, però. Top, bravissimo. Vabbè, adesso si spammano le catture e fine. Vai. Buono. Buono, buono, buono. Allora, no, dai, non faccio l'incubatrice per ora, che una mi basta. Tanto ci mette 5 minuti a schiuderne uno. E ne ho pochi da schiudere. Vediamo se per caso quello è uscito con una passiva decente. No, sadismo. Nada. Eccoli qua i briganti, vedi? Non so se li posso mettere al lavoro. Tipo al posto di questo, se ci metto il brigante. Cosa fanno? Lavoro manuale e basta. Sì, posso metterli. Però fanno solamente lavoro manuale, sono inutili. Dov'è? Dov'è il bracconiere che ho appena messo? Il mio schiavo. Oh, le frecce. Direi che raccolgo quelle che sono pronte, che mi servono. Non me lo fa fare. Non me lo fa fare. Vabbè. Mi fai almeno mettere un po' di stoffa, sì. Eccolo qua, vedi. Va che bravo il mio servo che si mette a fare la sella che nessuno voleva fare. Esemplare. Bravo. Bravo, 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 bravo. Tra l'altro, aspetta, lui c'ha gran motivatore. Che cos'è che fa come passiva? Ah no, aspetta, ho messo quello sbagliato. Questo ha gran motivatore. Velocità attività del giocatore, vabbè, sti cazzi. Lasciamo lui per ora. Che si è messo al lavoro, no, il mammut. Vorrei raccogliere le frecce che sono pronte, ok. Qua avevo messo qualcos'altro. Queste non le devo fare perché... Ah, devo andare all'altra base. Andrò ora all'altra base. Bella Sly. Andrò ora a provare a setappare un po' l'altra base perché devo assolutamente fullarmi di lingotti. Devo avere i lingotti che mi escono dal culo proprio. Che posso fare? I letti. Devo setappare un paio di letti per i pal. Quindi facciamo infrastruttura, letti. Oddio, pure più di un paio. Mettiamoli qua. A lato, in un posto in cui non rompano le palle. Quanti ne posso fare? Abbastanza. Per ora facciamo 4. Che tanto questa base non ci metto troppi pal per ora. Poi vorrei fare... Allora, un forziere di sicuro. Risorse insufficienti, porco Diaz. Vabbè. Per fortuna il legno lo posso raccogliere qua. Quindi ascia. Immaginati di raccogliere il legno manualmente quando ce ne ho 2000 nell'altra base, però. È quello che è. E ci mettiamo un forziere almeno. Fangirl della... Ma invasione qua? Invasione a questa base? Io a questa base che cazzo devo fare se mi invadono? Ah, oddio, vabbè. C'ho Dino che ci pensa. Quanto... Che belli! Che belli! Però non ce la farà mai da solo. Però questi li vorrei catturare, minchia. Almeno uno.
Almeno uno di questi vorrei provare a catturarlo. Bellissimi. Me ne lasci one shot uno? Tanto sono pieno di... No, mi sa che le sfere di livello 1 non vanno bene per loro. Oddio, sì, invece. Però probabilità bassissime. No, mi ha shottato. Ok, devo tornare. Spero che ci siano ancora, che li voglio catturare. Però è fattibile, fattibile, fattibile. Spero che ci siano ancora. Vai. Torna alla base, era questa. Sì, ci sono, ci sono, ci sono. Minchia, se non mi shottano mentre raccolgo le robe, però. Sì, ma sono tutti one shot, per favore, uno che entri almeno. Ok, uno è entrato. Due sono entrate. Vediamo se entra la terza. Oh, tanta roba. Tanta roba. No, me ne sono entrati due, sì, è vero. Guarda, ho tutto il tempo che vuoi, brother. Tu verrai catturata. Frega un cazzo proprio. Andiamo avanti, eh. No problema. 13%, ma c'ho 26 sfere, quindi... Insomma, prima o poi... Ecco, facendo la farm di minerali, magari upgrado alle sfere mega, che... Diventa un attimo più umano catturare. Top! Aspetta, i miei pal li ho recuperati tutti, vero? Non ho lasciato... Sì, ok. E... Ah, mi dimentico sempre che devo rimettere il cibo qua. Buono! E adesso, vediamo queste che fanno, invece. Ma... lavoro manuale 2! Certo, lavoro manuale 2. Le se... Lavoro manuale 2, minerario 1, trasporto 2, molto buone loro, molto buone. Maestra nella falegnameria, no. Questa però c'ha velocista 3, incremento della velocità di movimento, che non è male da mettere nella base. Non male. Non male, non male. Però adesso in questa base io ci devo mettere loro. Loro di sicuro. Loro di sicuro. Poi... Ci vorrei fare sicuro dei campi di grano, credo. Dei campi di bacche, scusa. Dei campi di bacche per dargli da mangiare. Quindi ci metto un pinguino almeno. Ci devo mettere, oltre al pinguino, uno che semini. Quindi uno che semini abbiamo lei, volendo, semina a livello 2. O se no lui, che oltre a seminare fa altro. Lei, che oltre a seminare fa altro. Lui trasporta pure, forse è meglio lui. Ci mettiamo lui che semina... Poi volendo, queste... Abilità compagno ruba cuori. Quando combatte insieme a te assorbe parte del danno inflitto per curare i tuoi PV. Ci potrei mettere lei, tanto a cazzo così, per farle fare qualcosa. Che poi l'altra, questa, me la metto nella mia base. Questa qua con velocista, sicuro. E cos'altro potrebbe servire? Ho i due che minano, che poi dovrei farli diventare almeno 3-4. Ho una cattiva da mettere. Ho una cattiva da mettere, sì. Sempre per trasportare, far lavori manuali. A sto punto potrei metterci un altro pinguino che serve sempre. Una volpe che non si sa mai. Ah no, ma aspetta, perché se riempio la base devo mettere più letti adesso. Non esageriamo. Quindi sono a 7 palmessi. Quindi vuol dire che devo fare 7 letti in sto posto. Si può fare, dai. Si può fare. Ordina per... Enciclopedia. Ok. Il forziere l'ho messo. Il forziere l'ho messo, però l'ho messo lì. Però vabbè, ci portano le robe, vero? Bravi. Ottimo. Forziere qui. Ce ne metto anche un altro. Lo posso fare? No, mi serve 4 di legno. Mi serve 4 di legno e faccio un altro forziere. Top.
Facciamo un altro forziere. Come hai fatto ad avere due basi? Devi livellare la tua prima base fino al livello 10, mi sembra, e poi sblocchi la seconda. Molto comodo, perché a parte che ti sblocchi il teletrasporto, appunto io per dire l'ho messa qua e c'ho... Ma lei è bellissima comunque! Lovander è bellissima. Ok, devo un attimo setappare... Devo fare... Quanti palle ho messo? Devo mettere i letti. Devo mettere i letti qua. E mi serve legno. Quindi vado alla mia base, prendo un po' di legno... Ora farò un po' di avanti e indietro tra le due basi perché voglio iniziare a setappare per bene anche questa. Voglio iniziare a setappare per bene anche questa e metterci terme e tutte le cazzate varie che mi servono. Un campo di bacche sicuro. Inizio qua a spostare il brigante che in verità ci metto lei, velocista. Perfetto. Ordina per enciclopedia. Che poi lei rispetto a... Rispetto a cattiva lei fa più robe. Cioè lei fa le stesse cose di cattiva, ma di più. Cattiva c'ha pure... cattiva c'ha pure quella che... Che raccoglie. Però vabbè, raccoglie ce l'hanno pure loro. Quindi in verità forse sarebbe meglio mettere addirittura due cattiva invece di... Cioè, scusa, due di Lovander invece di cattiva. Perché tanto anche Lovander mina. Potrebbe essere una giocata, dai. Ci sta. Per ora. Per ora faccio così. E qua, questa base invece è a posto. Ho un po' di paura che una mangiatoia potrebbe essere un po' poco. Però no, c'hanno 700 bacche rosse, dai. Gliene metto due. Non so se... vabbè, la mangiatoia non costa niente, dai. Gliene metto due di sicurezza, perché non so se una basti. Io nel dubbio ne ficco un'altra. Che non voglio che mi muoiano di fame. Le fibre, invece. Le fibre. Le devo lavorare, le fibre. Qua, mi sa, vero? Io in sta base c'ho sempre il problema che ho pochi che irrigano. Quanti pinguini c'ho? Due. Ah, ma uno è morto, eh. Infatti sembrava. Infatti sembrava che... però il pinguino... Allora, lo sostituisco un attimo e poi mi devo ricordare di rimetterlo. Infatti sembrava che mancasse un po' qualcosa. Quindi... Il pinguino c'è. Il pinguino c'è, lo devo rimettere dopo. Devo un attimo aggiustare. Ah, ma Dinosom c'ha falegnameria al 2. Ma Dinosom c'ha falegnameria al 2. È molto meglio rispetto al cervo. Sostituiamolo allora. Perché c'ha la falegnameria al 2, però c'ha pure la semina al 2. Allora facciamo Dinosom qua. Ok. Che poi è anche più utile se mi attacca alla base, è più forte per difendere. E... Aspetta che prima che gli altri mi crepino devo iniziare a, a preparare le cose di là. Della fibra mi serve, però la fibra non ne ho. La fibra la devo... Ah no, 29, dai, la fibra non ho abbastanza forse. Ne avevo altra qua tipo, mi sa. Dov'era? Qua. Fibra me la porto tutta, legno me ne devo portare un bel po'. Legno me ne devo portare un bel po'. Vediamo. Questo sicuro non basta. 85 non basta. Che cazzo è successo qua? Cosa hanno buttato giù? Vabbè. 85 non basta. Me ne devo prendere altro da qui. Ne prendiamo. Devo fare mangiatoie. Vixi fa le sfere. Sì, ed è fortissima. Devo fare mangiatoie e i campi di bacche. Così si arrangiano un po' a farsi il cibo e non crepano. Più le terme. Quindi devo vedere un po'... Ciao Conan. Devo vedere un po' le mangiatoie e i campi di bacche cosa richiedono. Mangiatoie. Ah, cazzo. Troppo peso. Cosa posso lasciare giù? Cosa posso lasciare giù che pesa tanto? È il legno il problema, pesa troppo. Allora il legno devo fare... Legno devo fare un po' alla volta. Così va bene? Neanche così. Legno devo portarmelo un po' alla volta, pesa troppo, mannaccia. Così va bene? Sì, a pelo proprio. Per fare i campi di bacche, legno, pietra, semi di bacca, però pietra hanno poco e la mangiatoia solo legno. Pietra, pietra è il problema. Pietra hanno troppa poca. Così peso troppo, giustamente. Se tolgo questo...
Cosa che posso togliere? Questa lancia che non mi serve, la balestra posso togliere. E togliamo un attimo sto legno qua, poi torno a riprenderlo. Ok, che così setup un attimo l'altra base e mi farmano i fottuti minerali. Buono, ci sono 4, quanti pal c'ho? 7 ne ho qua. Ho 7 pal, quindi gli devo mettere altri 3 letti per ora. Senti, facciamo che gliene metto già 11. Quanto sto? 8. Facciamo che gliene metto già 11, perché tanto prima o poi espanderò per bene anche sta base. 11 letti. Ok. E non rompete i coglioni. Poi vi devo fare dei campi di bacche. Campi di bacche, il limite della base è qua. Campi di bacche li potrei fare. Che cazzo, non c'è tanto spazio in sta base. Qui, tipo. Però qui non so se spawnino i minerali. Non vorrei intaccare lo spawn dei minerali, più che altro. Però in teoria qua non spawnavano. Le risorse sono insufficienti. Ah, i semi di bacca, cazzo, mi sono dimenticato. Andiamo a prendere i semi di bacca. Spostamento rapido. Semi di bacca. Dove stanno? Qui. 25 bastano. Spostamento, aspetta. Posso prendere un altro po' di legno a sto punto, no? Un altro po' ancora, forse. Qua che c'è? Legno, fibra, va bene. Un altro po' di legno. No, decisamente non così. Un altro po', ce la faccio. Un'altra ventina, forse. Ok. Top. E dovrei stare a posto nell'altra base. Cioè, ho messo tutte le... Ah, le terme, cosa serviva per le terme? Pietra. Per le terme. Ma l'ho presa, l'ho presa la pietra per le terme. Lo spawn di Vixibo, io ne ho trovato uno a random, ne vorrei catturare giusto un altro, però vabbè, quando capita, capita. Ok, qua mancano sicuro di importante le mangiatoie. E senza le mangiatoie mi crepano di fame. Mettiamo un paio di mangiatoie, tipo qua e... E qua. Mettiamo una di fianco all'altra. Le mangiatoie le abbiamo. I campi di bacche ho detto li faccio lì. Ne metto 2. Oddio, 2. Cioè nell'altra base ne ho 4 di campi di bacche. Nell'altra base ne ho 4. Vediamo. Ma oltre ai minerali hanno preso un po' di legna anche. Minerali 7, 3. Ma minchia, pochissimi ne hanno farmati. Perché così pochi? Ah, ma qua ce ne stanno. Ma portateli però. Ma che cazzo fate? Portateli alla base. Ok. Minerali. Devo raccogliere pietra. Absolutely. Pietra. E mi manca fare... Oddio. Ah, le terme. Cioè, l'unica cosa... Pietra, 10 frammenti di paldium, 10 fluidi. 10 frammenti ce li ho. I fluidi ho il dubbio. Ah, pietra, frammenti, fluidi. Vediamo i fluidi. Ok, ce li ho, sì. 10 fluidi di palla. Pietra e 10 frammenti. I frammenti li tengo qua. Quindi 10 frammenti, pietra me ne bastava poca. Facciamo questo 23, prendiamo anche questa che magari... Ah, posso fare pack opening dell'uovo, aspetta. Vai a schiudere l'uovo. Oh, oh. Chill, oddio! Ma è nato un chillet da quell'uovo di merda! Cioè, dall'uovo... Ma minchia, dall'uovo... Da quell'uovo là mi nasce chillet. Dall'uovo super mi è nata la merda, vabbè. Ci sta. Vediamo il chillet che mi è uscito che stazza. Niente. Isolante. La merda. Ok. Insomma. Com'è morto sto pal qua? Di cosa è morto? Di cosa è morta quella volpe? Non di fame. Di malattia. Il pinguino qua è quasi respawnato.
Mi devo ricordare sto pinguino e sta volpe che li devo rimettere in questa base. Quindi me li metto qua. Ok. E poi spostamento rapido. Ho preso tutto quello che mi serviva, credo di sì. E facciamo le terme. Facciamo le terme per i pal. Qua di fianco ai letti, direi. Le terme per i pal. E poi... mi ci sta un altro campo? 6 di legno manca. Facciamo 6 di legno, gli metto un altro campo di bacche. Che divertente giocare da solo in co-op. Penso in co-op, però... Ma in solo è carino, più che altro in co-op deve essere molto facile, quindi... Poi... Che devo fare? Qua dovrei aver fatto tutte le cose importanti. Ho messo già 11 letti, quindi ci posso... Lo posso fullare di pal. Lo posso fullare di pal. Ma ha senso? Ci potrei mettere quello che fa... Ci potrei mettere quello che fa la... La legna, però no, dai, di legna sono pieno di là. Vabbè, devo metterci altri di questi. Voglio metterci altri tombat, perché voglio proprio fare full farm di minerali questa. Frega un cazzo. Qua voglio fare solamente full farm di minerali. Per il momento ci potrei mettere un'altra di queste. Che tanto lei serve solamente per trasportare. Lavori manuali e trasporto. Ma ne ho un'altra? No. Ah, perché ne ho messi due di là, è vero. Ok, ok, ok. E allora, altri che potrebbero essere utili qua? Lavoro manuale, trasporto. Qualcuno che mangi poco? Irrigazione già ne ho messi due. Che fanno irrigazione, ma lavoro manuale e trasporto. Lui scava, cioè lui piglia pure la legna, quindi vabbè. In più semina, raccoglie. Ah, un altro che semini forse, che non ho messo uno solo. Un altro che semini, che vorrebbe dire lui, tipo. Che fa semina, sì, dai. O se no che semina ci sarebbe lui, livello 2. Però mangia molto di più. Lui mangia uno. Tanta roba. Questo che ha diligenza, che fa? Velocità dell'attività più 20. Chi se ne frega? Il pinguino che devo mettere di là è respawnato. Perché qua potrei mettere qualcun altro. Dai, mi lascio 3 slot liberi per mettere loro. Per mettere i tombat. Spostamento rapido. Torno all'altra base. Qua dovrebbe essere tutto a posto. Posso rimettermi il pinguino serio. Qual era? Dov'è? Aspetta. Ah, qua al posto di questo era. Poi ci avrei sta volpe che devo mettere al posto suo. Di là non ho messo tipo le cose per cucinare i cibi e quelle cose, però in teoria non mi dovrebbero servire. Cioè, cucino di qua, che cazzo mi frega. Oh, ma la cam laggava, l'ho tolta perché laggava. Vediamo, prova. Ora non lagga più, vabbè, se rinizia a laggare la tolgo di nuovo. Prima l'ho tolta perché stava laggando. Voglio provare a volare, vediamo. Come si fa a volare? Come... Non so come... A cavalca. Perché non va? Oddio. Come funziona sta roba? Che figata! Eccolo. Che bello. Cannone d'aria che è? Ah, vabbè, sono gli attacchi che però mi consumano un botto di stamina. No! Ah, ma se consumo la stamina semplicemente scendo, non cado, ok? Che era la paura che avevo. Cioè, se consumo tutta la stamina... Se consumo tutta la stamina inizia semplicemente a fluttuare là. Ok, ok, ok. Allora ci posso stare. Carino, dai, sì, effettivamente è utile. È effettivamente utile, ci sta a tenerlo. Uovo gelido, vediamo se esce un altro chillet. Chillet, ma allora è fisso lo spawn dalle uova? Perché due uovo gelido che ho aperto mi è uscito due chillet. Vediamo a sto punto uovo oscuro. Uovo oscuro. Il chillet che mi è uscito. Ma che è successo?
Chi stanno attaccando? Chi stavano attaccando, scusa? Con chi si erano incazzati? Ma è morto qualcuno? No, ok. Ah, lui se me lo metto un attimo in squadra mi respawna, vero? Mentre dormo. Ah, non ho guardato le stats di Chillet, vabbè. Facciamo respawnare quello, così me lo rimetto nella base, sistemo sta roba. Devo andare alla caccia di quelli là. Ah, però sono di notte quelli, allora sono un coglione, dovevo andare di notte. Vabbè, adesso devo aspettare la notte e andare alla caccia di quelli là che minano pesante. Quindi, questo me lo devo rimettere in squadra. Qual era? Questo qua il 12, sì. E questo lo devo mettere qui. A posto. Il Chillet che è uscito. Qual è? Perché c'ha il simbolo... Ah, perché è morto? Vabbè, comunque... Che è quel simboletto là, scusa? Perché questo non ce l'ha? Ah, perché questo è il boss. Questo l'ho catturato e quindi ha il simbolo. Quindi il Chillet che ho schiuso, qual è? Questo, e poi ne ho schiuso un altro. Questo qui. Antighiaccio e isolante. Che merda. Top. Ce l'ho abbastanza sfera. A parte che mi devo svuotare l'inventario. Quindi la base di là ho finito abbastanza. Fammi Madonna, quanto è forte questa comunque. Questa è incredibile. Questa è game changer. Questa qua è game changer. Altro che volare. Vixie è game changer. Ti trova troppe sfere. È troppo comoda come cosa. Troppo, troppo comoda. Sono creepy as fuck queste qua che farmano comunque. Frecce, ne hanno fatte poche. No, volevo raccogliere le frecce, non volevo. Come faccio? Ottieni il prodotto. Vabbè. E poi, quindi, se vado all'altra base, poi vorrei iniziare a esplorare magari verso di qua. Visto che sono arrivato solo fino a qua, vado avanti verso queste isole qua. E questo è livello 23, Catres. Mezzo che potrei provarci a farla. Livello 23 dovrebbe essere fattibile. Vediamo qua come butta. Appetito, sì, ma appetito, mangia. Ce l'hanno il cibo nelle mangiatoie. Fammi vedere se questa farm sta funzionando. Non hanno cibo nelle mangiatoie, perché? Perché? Perché non hanno cibo nelle mangiatoie? Com'è questo fatto? Non stanno coltivando, scusa. Irrigazione in corso. Perché non avete cibo nella mangiatoia? Qua ci stanno i funghi, sì, ma... Perché non hanno fottuto cibo qua dentro? Provo a mettergliene uno io, vediamo se capiscono. Ah, dovevo aggiustarmi l'armatura pure. Ma stanno morendo tutti di fame. No, vabbè, dai. Pensavo peggio. Neanche così terribile la situazione. Dinosom. Spostamento rapido. Potrei provarci a fare quel boss. Vediamo. Dov'è? Ah, però con l'armatura rotta decisamente no. Che già difficoltà hard mi one shottano. Poi con l'armatura rotta. Vabbè, tanto sto vicino al teletrasporto. Se per caso muoio. Solo che non lo vedo. Cioè, dovrebbe essere qua nei dintorni. Non l'ho visto neanche prima. Mi sembra. Polli. Ok, dentro al dungeon, però non credo. Quello non c'entra niente. Questo lo devo catturare. Anche quello lo devo catturare. Niente, lui ha deciso di consegnarsi. Va bene così. Lo apprezzo. Pure lui, aspetta. Facciamoli incazzare così si girano. Top, livello 20. Oh mio, ho livellato un botto. Al 21 sono. Madonna. Top livellatore italiano?
Catturando un casino, facendo sti cazzo di bonus. Madonna, si farma all'infinito. Quindi avrò un botto di punti statistica che mi so butterò tutti sulla stamina. Buono. Quello che è invece? Lumball. Non lo trovo. Non trovo Catres. Dove cazzo sta Catres? Vola magari. C'è il mammut però. Non c'è Catres ma c'è il mammuttone. Quelli che sono? No, quelli sono i cani che già ho catturato. Però ne ho catturato uno solo, quindi avrei bonus XP. L'arco... Ma l'arco proprio è troppo divertente. Infatti poi la balestra sarebbe meglio, però l'arco è troppo più figo, cioè dai. Cioè non è paragonabile proprio, l'arco è troppo più bello. Troppo più soddisfacente. Ho paura di colpire il mammuttone per sbaglio, questo non deve accadere. Ecco, è accaduto, è successo. Ho fatto incazzare il mammut, ora son cazzi. E ora son cazzi, bisogna scappare e basta. No, ma ho ucciso il cane che volevo catturare. E ora son cazzi. Vabbè, scappo verso di qua. No, ma non penso mi insegua così tanto, dai. Aspetta! Top strategia! Vai, insegui sto cazzo! Non penso che ce la farai a starmi dietro. Non credo. Fammi vedere, tipo... Oddio che figata. Ah, ma posso anche catturare da sopra lui. Oddio. Oddio, questo cambia tutto. Fammi vedere sto tornado vorticante invece da quanto lontano colpisce. Se faccio così, tipo... Minchia! Ma no, ho one-shotati entrambi. Io volevo catturare. Qua non sono segnate delle torri. Questi qua? I Melpaka li dovrei catturare veramente. Non li shottare. Buono. Vabbè, probabilità 4%. Direi che è meglio. Direi che è meglio prendere l'altro. Ma vola, 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 vola. C'ho 9 di vita. Non mi può attaccare fino a qua sopra, vero? Tipo, impossibile. Ok, ho trovato. Oh, oh, oh. Aspetta. Scendi. Smonta, brother. Smonta. Ma è il mio questo, vero? Madonna, ho preso paura. Che uovo ho trovato? Uovo ardente, fuck. Non era raro. Verso questa parte vado in un posto nuovo, credo. Ah, sfere pal, poi ne ho solo 21, quindi in effetti meglio non buttarli via per quei lama di merda, che sennò... resto senza poi. Ecco, tipo là sopra, adesso che posso volare, sarebbe da andarci, perché è altamente probabile che ci siano uova o cose carine. Dov'è però il mio... il mio mitico compagno uccelloso. Beh, se non c'è niente qui sopra, top scam. Un uovo. Vai. Uovo, uovo verdeggiante. Ma i super uovi dove cazzo si trovano allora? Capire un attimo... la direzione verso cui devo andare. No, aspetta, che voglio provare ad andare con... Che sono quelli là sotto? Quelli sono nuovi? Quelli non li ho, mi sa. Questi non li ho e sembrano molto fighi, aspetta. Che livello sono? 22.
22 butta molto male. 22 butta molto male. 22 butta infinitamente male. Questi mi scopano proprio. E non ho delle torri qua vicino. Oddio, dai, sì, abbastanza. Cioè, se crepo... è una brutta roba, perché per tornare a prendere il loot... non posso farne incazzare solo uno dei due. O si girano entrambi. Uno solo, uno solo, uno solo. No, niente. Vediamo se... sì, però non se la devono prendere con me, che mi one-shottano, per favore. E quello se la prende con me, insomma. No. Ok, aspetta che così li splitto. Non è male. Vai. Brother, tocca proteggermi. Mi sa che ho fatto... mi sa che ho fatto la cazzata. Mi sa che ho fatto la cazzata. No, 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 no. Non scappare. Ritorna. Dai, si può fare. Se aspetto che mi fulli l'armatura e la vita, si può fare. Si sono splittati. Ok. Ottimo, ottimo, ottimo. No, non più. Dai, 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 dai. Ma 6%, porco Diaz, però. Ma c'era scritto 20%, perché c'è scritto 5 ora? 1,5, ah, terribile proprio. Cioè, impossibile. Vabbè, tu uccidi l'altro, ne voglio catturare uno solo. Ma uccidilo l'altro, vai, tutto tuo. Dai, no, aveva fatto un tick. C'ho solo 13 sfere, molto difficile che vada. Devo portarmene di più, che palle. Dai, ti prego. E la pistola rampino, è vero, la potrei fare, sì. Dovevo farmi delle sfere mega. Devo farmi delle sfere mega. Vabbè, ci riproverò. Li ritroverò. Non erano poi così belli, dai. Vabbè, poi va pure a vuoto quella. Ultima. Vaffanculo. Fai quello che devi. Esatto. Proprio così. Che sbatta, dai. Devo fare ste fottute sfere mega, perché con queste qua ormai non vado da nessuna parte. Non cattura niente. Solo che le sfere mega mi costavano minerali. Però adesso che ci ho fatto questa farmina di minerali... che è quello? Mossanda, bellissimo. Minchia, ma in sta isola ci sono cose assurde. Che bello anche lui. Ma un bel teletrasporto, tipo... dove lo trovo? Questi pure. Elisabi. Questo è un boss, però, vero? Credo. Penso. Cioè, tipo uguale alle altre, ma più grande. No, Dino, mi sa che finisce male se combatti. Vai via. Vorrei trovare se sta un teletrasporto. Però non... boh. Cioè, qua non ci sono teletrasporti da nessuna parte, qui. Ma che cazzo vogliono questi? Ma ente nazionale per la difesa di PAL. Ma io li tratto benissimo, andate via. Ma e non... boh. Non ci stanno teletrasporti da nessuna parte. Io vorrei trovare un teletrasporto per tornare a casa.
Vorrei un teletrasporto per tornare. Bravo, surricato. Vorrei un teletrasporto per tornare a casa. Possibile? Mi sa di no. Almeno vediamo di prendere qualche uovo, così la spedizione non è stata un fallimento. E mi devo fottutamente fullare di sfera, perché devo fare catture qui. Mi sa che qua in cima non ci arrivo, vero? Devo aspettare un attimo e... là sopra anche promette veramente bene, però. Sempre un uovo di merda, ma ci sta. Sempre un uovo inutile. Ma niente, oh, non ci sono teletrasporti da questa parte, da nessuna parte qua. Un altro uovo, quello è un uovo generico, lo schippo pure. O sono buoni quelli generici? Fanculo. Lo prenderò un'altra volta perché non voglio scendere, che poi devo risalire. Devo risalire del tutto. Ti prego, se là sopra non c'è una cosa devastante adesso. Vediamo. Qua, questo è un super uovo generico. Quindi magari anche quello lo era. Vabbè. Facciamo che quando scendo da qua... quando scendo da qua faccio una tappa lì per vedere che c'è. Genshin Impact con i Pokémon e delle armi, sì. No, più che Genshin assomiglia molto a Zelda. Cioè, alla fine anche Genshin aveva copiato da Zelda il sistema di stamina e tutto il resto. Però sì, è uguale a quello di Genshin. No, questa è solo una farm di minerali. Io speravo ci fosse tipo un super uovo bellissimo lì al centro. Però c'è una statuetta. Ok. Tutta sta fatica per una statuetta mi sembra incredibile, però la si accetta. Madonna quanto sono in alto. Cioè tipo in tutta sta zona zero teletrasporti. Mi sembra un po' esagerato. Forse devo battere le torri per sbloccare i teletrasporti. Beh. Allora, un uovo. E questo luccica, quindi forse è super. Però aspetta, il super uovo oscuro aveva quella merda che ho trovato prima. Ah no, uovo oscuro, ok. Ora devo andare lì, che c'è una statuetta. E anche un uovo, c'è una statuetta anche qua. Minchia, quante ce ne sono. Queste secondo me me ne sono perse un botto. Uè, bota. Ok. Quindi c'è un uovo lì. E dov'era la statua? Qua c'era pure una statua. Forse era più su. Ah, era... ah no, era lì la statua. Vediamo, perché potrebbe essere anche... ma io posso scendere così e fare così. Ok, bello. Cioè, super uovo generico come funziona? Potrebbe essere qualsiasi cosa? Cioè, qualsiasi cosa bella potrebbe essere. Potrebbe non essere male questo. Questo mi sa il prossimo che provo a schiudere. Die Dream, non so cosa sia. Per ora sto cacciando uova. Devo tornare alla mia base, però... ma è possibile, dai, che c'è qualche tryharder di sto gioco qua. È possibile che io non riesca a trovare i teletrasporti? Non capisco sta roba. Cioè, in tutta sta zona non ce n'è neanche uno di teletrasporto. È possibile? Cioè, come li trovo i teletrasporti? Non ce ne sono. Dai, tutta sta zona è vuota, non ha teletrasporti. Cioè, tutta sta zona qui non ha teletrasporti, tutta sta roba qui. Cioè adesso per tornare a casa che cazzo di giro? Mi devo rifare tutta la strada lì indietro? Pure qua zero teletrasporti. Cioè nelle prime zone stanno uno di fianco all'altro, stanno ovunque. Ah, ora me ne segna uno lì. Devi essere molto vicino. Sì, però comunque ho fatto tutto il giro e me ne segna pochissimi. Ora mi segna quello, ok? Però quello è comunque... cioè in tutto sto spazio non ce ne stanno altri. Cioè, questo mi fa strano. Che palle che sto vedendo un botto di roba figa qua, ma non la posso catturare. Perché non ho le sfere. Vabbè, allora vado a quel teletrasporto, così posso tornare a casa, che sicuro ho un uovo che si è schiuso. Sì, sì.
Qua c'è proprio un casino di palfighi in sta zona. Quelli voglio io. Quelli la voglio prendere. Ok, sono felice che almeno un teletrasporto l'ho trovato perché minchia. Qua schiattando. Boh, non. Qua schiattando la situazione diventava terribile perché il loot non riuscivo mai a tornare a prenderlo. Era proprio brutta. Là sopra c'è una statua. Si può fare. Statue, che le statue mi potenziano la percentuale di cattura. Non so di quanto, ma la potenziano, quindi. Ci arrivo fino in cima, però. Aspetta, mi posso riposare qua, forse. Riposati. Quando esce il prossimo aggiornamento? Non ne ho idea. Da Xbox dovrebbe uscire a breve perché la versione PC è già più avanti. Là sopra nulla invece. Allora, questa statuetta, top. Di là mi sembra nulla. Di là, ush. Che stanno facendo quei pazzi? Qua sopra? Un cazzo! Gli sviluppatori hanno detto, ma sì, costruiamo questa torre qui per un cazzo. Ci sta. Fammi scendere un attimo. A sto punto. La vedo un teletrasporto. Potrei provare a spingermi un attimo più avanti per arrivare fino a là. Un folle. Quanto è lontano? No, è lontanissimo, aspetta. C'è un uovo là sopra. Là sopra c'è un uovo. Tocca andare a prendere quell'uovo. Ah, non ci arrivo però. Ma questa è la stamina mia o è la stamina sua? Cioè, sono separate le nostre stamine. Cioè, io posso arrivare tipo qua in cima e poi buttarmi col. Ah sì, sono separate. Figo, ok. Che è quello che volevo fare, perfetto. Così io arrivo a prendere questo vetto qua, che è un super uovo di fiamma. Vediamo. Super uovo, ti prego. Super uovo ardente, no. Uovo ardente e basta. Insomma. Insomma. Super uovo ardente, niente ancora. Quella è una statuetta, buono. Due statue qua. Poi non so queste statue effettivamente quanto impattino sulle catture. L'altra dove cazzo stava? Dov'era? Un uovo. L'altra. Rip. Prendiamo l'uovo che c'è. Uovo ardente normale sempre. Vieni qua. Dove cazzo stava l'altra statua? Ah, lì. Ah, che poi sto girando anche con l'armatura rotta. Che è un problemone. Quindi direi che posso tornare alla base, più che altro perché tanto non ho sfere, quindi è inutile girare al momento. Serve a un emerito cazzo che tutte le cose fighe che vedo non le posso catturare. Anzi, vado alla seconda base per vedere se hanno farmato un po' di minerali. Quindi qui. Vediamo. Però ho paura che mentre sei via i minerali non li farmino, non so. Infatti non hanno fatto un cazzo. Adesso che è notte dovrei approfittarne per catturare qualche altro to. Ah, ma aspetta, i Tombat lavorano di notte perché loro sono notturni forse. Vabbè, dai, qualche minerale l'hanno preso. Pensavo peggio. Oddio. Insomma. Insomma. Molti pochi. Ah, qua sopra ce ne stanno altri. Vabbè, dai. Qua altri. Non capisco perché non me li portino dentro le casse, però. Va bene così.
I fluidi di PAL devi uccidere i PAL acquatici. Questi sono messi bene, ce l'hanno il cibo adesso. Bacche, funghi, bacche, pochissime però. Devono un po' svegliarsi. Devono un po' svegliarsi qui, perché stanno coltivando veramente poco. Richiesto irrigazione. E il pinguino di merda sta dormendo. Forse gli devo mettere qualche campo di bacche in più. Boh. Perché non stanno coltivando. Cioè io nel mio campo principale ne ho 500 di bacche. Loro qui non hanno un cazzo. Sicuro devo catturare qualcun altro di questi che... Il multiplayer com'è? Non l'ho ancora provato. Provo ad andare in giro di notte per cercare qualche altro tombat che mi servono. Però non ho le palle per catturarlo. Vediamo se lei me ne ha trovata qualcuna. Sì. Quante però? Pochette. Quindici. Per catturare un tombat forse mi bastano pure. Allora. Uovo oscuro. Fai schiudere l'uovo. E ha... Daydream. Ah, questo è Daydream. Allora sì che l'avevo catturato. Però penso che faccia schifo. Cos'è che fa di buono? Cioè, credo che sia abbastanza inutile. Uova, le mettiamo via qua. Ok. Questi li devo mettere a cucinare. Oddio, non che ne abbiano fatti tanti per ora. Speravo un po' meglio. Legna la farmano. Questa non dorme per lavorare alla pietra. Va bene. Bravissima. Pietra ne ho pochissima. Pietra ne ho veramente troppa poca. Pietra veramente troppo poca. Dovrei fare un po' di sfere. Potrei fare volendo... Che c'ha questo? È un po' freddo. Ah, ma perché notte però? E... Potrei fare un po' di sfere mega. Vediamo. Faccio... ma ne posso fare solo 10, tipo. Chi è che è morto? Aspetta. Chi mi è morto? Quando è morta questa? Tocca sostituirla un attimo, mi sa. Ci metto una cattiva per ora. Se no, aspetta. Me la metto in team. Me la metto in team, dormo così, resuscita, dai. E l'esplorazione la faccio la notte prossima per cercare i tombat, tanto per ora... No problema, così vedo anche l'uovo se adesso è in condizioni ottimali di giorno oppure no. Sembra un po' freddo. Ok. Quindi gli devo mettere un caminetto di fianco, tipo. Quali sono i caminetti da mettere lì di fianco? Gli potrei mettere un fuoco da campo. Cioè, dovrebbe andare bene anche questo. Bella magma. È in condizioni ideali, perfetto. Ok. Le sfere mega, ragazzi. Qualcuno che si metta a lavorare alle sfere mega. Tu. Proprio tu. Proprio tu. Solleva. Insomma. Vai al lavoro. Sfere mega. Brava. Minchia quanto le fa veloce. Forse devo mettere altre terme. Che hanno un po' la sanità mentale a puttane i miei qua, mi sembra. Permette di recuperare sanità. O c'è altro che fa recuperare sanità mentale? Io poi avrei un po' di cose da potenziare qua. 5 punti, che penso di dare full sulla resistenza per ora. Voglio potenziarmi la stamina, che ne ho poca. Ok. E volevo fare... I cazzi. Volevo fare i cazzi. No, per ora qua non c'è niente da fare.
Allora, devo fare quelli, poi fare anche delle sfere normali e poi andare a esplorare. Levati dai coglioni. Tieni prodotto di queste. Cazzo, non c'ho pietra. Pietra ne faranno troppa poca. Non capisco sta roba. Troppa poca ne fanno. Non riesco a fargli fare pietra. Non ne fanno abbastanza. Non fanno pietra. Che gioco è? Palworld. Ma quelli in tre alla. Cioè, ma poi per forza c'ho solo legna. Sono in tre a lavorare alla falegnameria. Basta, non mi serve. Ma come faccio a staccarli? Che ho raccolto qua? 540 di legna, lascia. Come faccio a staccarli dalla falegnameria? Cioè, sono in tre a lavorare qua. Per forza non fanno altro. Legna ne ho infinita. Male, male. E non c'è nessuno che lavora qua. Sono tutti lì. Potrei provare a toglierli e rimetterli. Posso provare a toglierli e rimetterli. Chi sono? Questo bastardo, questo bastardo. Questo. Se faccio così, tipo. Se li tolgo e li rimetto, gli resetta il lavoro che stavano facendo. E magari si svegliano e vanno a fare altro, visto che la falegnameria non mi serve. Ok. Minerali. Assai pochi. Bacche cotte ne ho abbastanza per me, sì. E poi. Ah, devo fare le palle. Posso fare pochissime, 10. 10. Devo trovare un Vixie. Devo trovare un Vixie che forse con due Vixie che mi raccolgono palle ne ho abbastanza, forse. Forse me ne faranno abbastanza con due. Qua devo ripararmi dopo 2 ore, levati dai coglioni. Dopo 2 ore mi devo riparare questa finalmente, che ho abbastanza cuoio, e questa. Così non giro più con l'armatura rotta. Qualcuno che gentilmente si metta a fare quello? Niente. Queste stanno fisse a scavare la pietra, ma sono sempre senza pietra, non capisco questa roba. Una volta erano molto più diligenti, però. Cioè, una volta. I miei pal, appena mettevo a fare qualcosa, c'era subito qualcuno che correva a lavorarci. Adesso c'è nessuno, guarda. Ce li devo sempre mettere io. E non va neanche. Vabbè. Aspetta che qua c'è della pietra. Ok. Che forse invece di 10 ne posso fare 20 adesso. E 20 palle sarebbero già umane per iniziare ad andare in giro a catturare qualcuno. Spostamento rapido, vediamo l'altra base se hanno fatto qualcosa. Però ho paura che non farmino le cose mentre io non sono dentro. Come stanno qua? Qua stanno bene, hanno raccolto un po' di roba, mi sembra di no. Vedi, non c'è niente. Magari l'hanno portato alla cassa. Che fa quello lì? Niente. 4 minerali hanno preso e basta, vabbè. Ma che fa questo qua? Che fa? Che fa qua sotto? Cosa fa qua sotto? Insomma. Molto, molto male. Terribile. Aspetta, che io sono arrivato a livello 21 e dovevo fare il banco da lavoro potenziato. Tipo che ora ce l'ho. Qual era? Banco da lavoro per armi devo fare. E ce l'ho. Mi servono 15 lingotti e 10 chiodi. Però in teoria dovrebbe essere fattibile. Posso fare anche le sfere giga. Altre cose carine. Il moschetto, mi posso fare il fucile finalmente. E il wrench per fargli accoppiare. Qua niente. Ah, sblocchiamo il banco da lavoro, che questo lo devo craftare. Quindi lingotti, legno, chiodi. Ok. Quindi mi servono assolutamente minerali. Quindi a sto punto ne piglio due anch'io. Che servono abbastanza lingotti e chiodi. Guarda quella che porta le rocce. Ma che fiera.
Ma quello è buggato. Quello lì è buggato. Trasporto. Quello si è buggato veramente. Aspetta, secondo me non mi stanno framando un cazzo perché quello si è buggato. Quello lì si è buggato là fu. Ok, ok, ok. Adesso a posto, adesso può lavorare anche lui. Perché mi sa che si era buggato e non faceva un cazzo quello. Infatti sembrava strano che farmassero così poco. Che già ne ho solo due di questi e ne dovrei prendere altri. Dai, basta, basta. Basta con queste invasioni di merda. Squadra speciale del cazzo. E questi li devo fermare prima che arrivino, sennò... Dove sono, scusa? Ma mi stanno invadendo l'altra base, mi sa, non questa. Spostamento rapido di là. Credo, non lo so. Stanno invadendo questa? No, quale stanno invadendo, scusa? No, qua non c'è nessuno. Dove sono, allora? E di là però non c'erano. Sì, ma stanno a 200 metri. Vabbè. Io volevo andare a prendere quella statua. Quella lì. Boh, non mi sembra di vedere nessuno. Il gioco è un survival alla Minecraft, diciamo, con i Pokémon. Allora, se adesso loro iniziano a farmarmi un po' di minerali, tanta roba, non riesco a capire sti cazzo di... Ah, sono quelli, ma non stanno arrivando alla mia base, scusa. Che straminchia dice? Cioè, sono parecchio lontani. Hanno trovato... Ah, perché hanno beccato i bracconieri nel mezzo! Questi mi stavano attaccando la base, ma sono stati fermati dai bracconieri. Top. Però io li vorrei attaccare perché questi non ce li ho. Sarebbero nuovi. Quello che è invece? Ah, quello è un bracconiere. No, il bracconiere già ne ho abbastanza. Ma che stanno attaccando? Ah, ma stanno attaccando la base dei bracconieri, mica la mia. No, ma che cazzo fai? Scendi da qua, scendi da qua! Colpiscilo, colpiscilo! Ce l'ho delle frecce. Ma perché... ho respinto i nemici. No, cioè io li volevo catturare. Vabbè. Oh, ok. Ok. Tra l'altro mi sono abbandonato, mi sono allontanato dal posto che in cui stavo facendo cose. I pinguini, non mi ricordo se alla fine sono arrivato a fare 10 catture o no. Minchia quanto picchia. Madonna quanto picchia. Ma è certo che il pollo che si mette in mezzo. Molto antipatico. Ti prego, ti voglio catturare. Per favore. Bene, non lo posso più indebolire. Ah no, ok, ero arrivato al limite. Allora niente, non mi serve più catturarli questi. E allora... È l'ora di one-shottarlo. Vai. Bene. Posso tornare alla base e vedere se hanno fatto le sfere che dovevano fare e andare a cercare roba. Le frecce nessuno le fa. Le sfere, ok, le sfere le ha fatte incredibilmente. Ne potrei fare altre, no, perché i lingotti mi servono.
I lingotti mi servono poi, non li posso buttare via così. Devo fare quanti chiodi per il banco? Devo fare il banco delle armi. 10 chiodi. Ah vabbè, lo posso già fare allora. Aspetta, 10 chiodi vuol dire 5. Se qualcuno si mette al lavoro lì, invece di mangiare. Finisci. Quanto ci sta? Avanti. Niente. Lei è libera forse. Dai, vieni, vieni, vieni. Ok. Vieni qua e mi fai i chiodi. Ma com'è impossibile? No, no. Ma no, alla roba per uova, i chiodi. I chiodi. I chiodi. Come faccio a far fare le cose ai pal? Li devi mettere dentro la base. Poi dipende se hanno voglia di fare o no. I chiodi qui a quanto pare nessuno ci arriva. Non capisco. Cioè a me sembra che fino a ieri facessero molto di più. Adesso niente, si sono rincoglioniti. Quella sta a mangiare da 2 ore. E niente. No, non ce la posso fare però manualmente qua, ti prego. Lei, la scimmia, che forse è un pelo più intelligente. Ma come non ci sono attività nei paraggi? Ok, bravo, chiodo. Bravo. Perfetto. Te invece mi vai a fare le frecce, allora. Ce l'ha fatta, l'ha capito. L'ha capito, la scimmia però è andata via. Dove va la scimmia? Ma che taglio della legna? Ma che il cazzo taglio della legna? I chiodi. Oh. Emozionante. Ce l'ha fatta. Poi. Sfere. Ah, devo buttare giù un po' di roba. Dai, vabbè, 37 sfere forse potrebbe anche bastare. Vediamo se ne posso fare altre. No, perché c'è lei di mezzo. La volevo buttare dentro il fuoco. No, non ne posso fare altre. Allora, appena i chiodi... Niente, i chiodi il brother li ha lasciati per andare a mangiare. Va bene. Devo buttare giù un bel po' di roba. Un bel po'. Qua. Qua. E qua. Allora. 37 sfere e 10 mega. Ah, la fibra la posso mettere giù, aspetta, che non mi serve più in teoria. Ho uno spazio libero, devo fare un'altra... Devo iniziare a fare i forzieri... Ok, no, qua ce l'ho. Devo iniziare a fare i forzieri quelli... Questi li potrei mettere in freezer, volendo. Ciao, Jax. Il freezer, dove sta? Qua. Qua, il freezer, ok. Ma perché non c'è nessuno che prenda il grano? Perché nessuno che... È pronto il grano? Nessuno che lo raccolga. Perché sono a tagliare la legna, ecco perché. Perché si mettono a tagliare la legna che non serve a niente. Raccolto in corso. Questa si è glitchata perché vuole raccogliere questa legna che però è troppa, mi sa. Questa mi sa che si è glitchata per raccogliere questa legna che però è troppa. Ok. No, no. Sto Leafmon che è un rincoglionito. Niente da fare. I chiodi li ha fatti, li ha finiti. 8 su 10. Insomma. Insomma. Le chiavi forse me le devo portare dietro. Perché se per caso trovo i posti dove le devo usare... Non so se mi considera quelle che ho nell'inventario poi. Che ho nelle casse. Qua no. Ok, ce le ho tutte dietro. Questo qua non me lo vuole far aprire.
No, e qua non c'è nulla. La stoffa la posso mettere giù. La torcia pure. Perché no? La torcia pure. Quello sta mangiando troppo. E che cazzo ci devo fare io? Via. Ma oh! Fra, calmati, basta! No, 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 al lavoro! Può raccogliere lei nei campi? No, non può. Le devo mettere a far qualcosa. Le frecce. No, non vuole. Non vuole. Vabbè, la brother deve mangiare. Adesso posso fare, credo. Cosa? Il banco da lavoro per armi, questo? Però basta, mi sono rotto il cazzo. Devo metterli un po' più separati tra di loro, che sennò qua è un casino. Banco da lavoro per armi. Nessuno che venga a costruirlo. No, adesso faccio questo e ci vanno tutti. Qua hanno voglia di lavorare. Quando metto a fare le frecce, niente. Quando metto a fare le frecce, niente. Va bene. Jax, 5 anni di un video al giorno su YouTube e una live al giorno. Non consigliato. Assolutamente. Banco per armi per far frecce. E costano uguale. Un legno e una pietra, mentre di là mi costano. Un legno e una pietra. Ma sarebbe carino se qualcuno si mettesse a lavorare qui. Ma questa sta ancora a mangiare, no? No, questa. Ma c'ha qualche problema? Ma è quella che sta. È la depressa? Depressione, come si cura la depressione? Contro debolezza e depressione, facciamole questa. Porco cazzo. Dov'è il bro che può. Il bro, quello che sa fare i medicinali. È lì a mangiare insieme a lei. Terribile. Tu via dai coglioni. Tu via dai coglioni. Oh, ce la faccio a prendere l'Ifmung, ti prego. Basta, vai via. No, l'Ifmung non lo posso raccogliere perché sta mangiando. È che l'Ifmung è l'unico che mi faccia. Ah no, anche loro mi fanno le medicine. Aspetta. Mi sembra. Allora, tu vai a fare le medicine per la depressione. Vai. Oh no, vado a fuoco. Le medicine per la depressione. Così curo la depressione. Ah, tra l'altro, sto facendo fare le medicine per la depressione alla depressa. Perfetto. Legit. Orco, quanto ci sta? Ah, c'ha la sanità al 25. Ma non capisco, la sanità gli cala troppo. Forse devo mettere altre terme, ne ho una sola. Forse metto un altro robo di terme. A quale ho fatte le palle alla fine? Ne posso fare altre? Non ho pietra. Quanta pietra hanno scavato? 28, 15. Che schifo. Inutili. Allora, qua molto bravi. Vorrei dare le medicine. No, ci sta troppo. Aspetta, ma io ho livellato questo adesso, quindi. Potenziamento base? Sì, posso metterci 12 palla. Fai lavorare un pal, edifica letto morbido. Letto morbido per pal? Che fa? Letto morbido per pal? Forse gli aumenta di più la sanità. Letto morbido, dov'è? Non lo vedo. Letto morbido per palla. Qua non c'è. Qua non c'è. Letto morbido. Ah, qua, 24. Riposeranno meglio, ok, sì. Quindi poi dovrò upgradare tutti i letti a letti morbidi. Che palle. Quindi adesso mi serve un altro letto, sicuro. Perché ne mancava uno. Sì. Adesso posso mettere un pall extra. Un pall extra che potrebbe essere. No, un altro che irriga? No. Oddio, forse sì.
Forse un altro pingu merda metto. Perché l'irrigazione è abbastanza utile. Perché mi serve sia là e poi ho 8 miliardi di campi. Che seminino ne ho abbastanza, credo, perché c'ho lui che semina. Lei no, però lui sì, lui sì e lui sì. Ok. È notte. Quindi posso andare a cercare quello che mi serve. Top. Qua se ci mettessi un'altra Vixi, tanta roba. Farmerei cose infinite. 206 frecce. Oh, io sono messo abbastanza bene. Posso fare un upgrade, forse. Potenza le tue statistiche, sì. Capacità cattura 3. Ma la medicina l'ha fatta. Non l'ho ancora finita. Quasi. Forse posso potenziare anche un pal. Potenzia pal, lui... No, mi serviva 4. Allora tocca aspettare. Lui... la sella gli dovrei fare anche. Brother, finisci sta medicina così vado a fare la mia spedizione notturna. Ma se lavoro insieme a lei faccio più veloce. Che fastidio che i pal evolvono. No, non credo. Chissà perché non hanno... Cioè, hanno copiato tutto, ma non hanno copiato sto fatto dell'evoluzione. Questa c'ha la sanità al 13. Tra poco succede questa. Ottieni il prodotto. E tieni, è subito per te. No, 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 dai da mangiare. Medicina, tieni. Vieni qua. Curiamo la tua depression. Ma no, non vuole. Ma no, è andata a mangiare là! No, no. Ti prego. Dai da mangiare, medicina. Tieni! Mangia questa! Non si è cura... Dimmi che l'ho dato a quella sbagliata. No! Era lei la depressa! Eh no, però allora c'è un problema. No, ho fatto la medicina per niente. Mannaggia il cazzo. Non ho manco controllato. Lei c'aveva la sanità al 10. Pensavo che fosse lei la depressa. E vaffanculo. Allora resta depressa. Mi può fregare di meno proprio. Sono a livello 21, mi sembra. Spostamento rapido. Dov'è che li trovavo i brother? Ah, lo posso vedere, aspetta. Enciclopedia. Nightwig. No, Nightwig. Quelli che farmano, questi, Tombat. Habitat. Non sembra... Come non sembra essere? È notturno, ok. Ah, notturno, qua davanti proprio. Quindi qua davanti li dovrei trovare. Allora, senza teletrasportarmi, vado in giro qua davanti a cazzo. Che quelli ne vorrei catturare altri 3. Di quelli ne vorrei altri 3. Così sto a posto con la farm di minerali. Quello, Tombat, let's go. Vai. Ma no, che cazzo stai attaccando? Ma perché attacchi depresso, povero depresso? Niente, lui è andato a one-shottare depresso invece di quello che attaccava me. Aspetta, ho paura che lo one-shotti adesso però. Buttiamo lui che è un pelo più scarso. No, me l'ha shottato veramente. Porco cazzo, tocca trovarne altri. Insomma, pensavo che il mio Chillet fosse una pippa, invece... Una sfera mega! Che culo! Quindi devo trovarne altri, e ne devo trovare 3 di Tombat. Terrible. Non so se andare qua, perché mi sembra che qua a destra ce ne fossero di più, però. Tipo qua, rovine della fortezza. Questi li potrei anche catturare, però... Vediamo. Faccio un po' di spostamenti rapidi. Oddio. No, qua c'è proprio un cazzo.
Qui forse. Cioè l'habitat è segnato ovunque. Ah, qua c'è l'insediamento, aspetta. Daydream. Qua c'era l'insediamento che devo provare a vedere se il mercante di palla ha cambiato quelli che vende. Allora un giretto qua attorno. Daydream sempre. Non so su lui se... Vabbè dai, mi... per livellare. Me lo one shotta. Avevo un pal fortunato vicino, dove? Vabbè, come cazzo lo ritrovo adesso? Rip. Che palle era? Tio. Boh, non me ne sono accorto. Niente, i tombat introvabili. Prima di venire qua. Sì, come cazzo ci torno? Prima di venire qua ero lì. Ero a rovine della fortezza. Poi sta per finire la notte. Ma poi se mi allontano... No, dai, se stava dormendo magari non è despawnato. Aspetta che ste statuette sono più importanti del palfortunato. Ma che poi il palfortunato alla fine... Cioè, ho visto, non è neanche così... Cioè, non sono neanche così buone le passive. O almeno quello che ho trovato io, il pollo, c'aveva la passiva che faceva abbastanza cagare. Minchia quante statuette. Di notte è veramente top. Di notte si trovano un casino di statuette. Allora, prima di andare qui ero a rovine della fortezza. Però quanto prima di venire qui? No, non qui, ancora prima. Che ero qui, credo. Bella, Slender. Un Tombat! Questo mi va bene. Boh, qua non mi sembra di vedere niente, ma il Tombat mi va assolutamente bene. Non one-shottarlo, ti prego. Un colpo solo, un colpo, non shottarlo. No, forse gliene poteva dare un altro lui, dai. Ok. Vabbè, un Tombat bottinone adesso. Speravo di trovarne tre. Ok. Ci posso stare. Si potenzia la farm. Ah, è diventato giorno, quindi non li becco più adesso. Ma allora, se è diventato giorno, potrei provare ad andare al... dal mercante. Sì, vabbè, sarà desponato, sì. Vabbè, a parte che adesso, dai, ne troverò abbastanza di quelli fortunati, che stavo girando poco, quindi ne ho trovati pochi. Sfera pal, vabbè. Voglio andare da... Il mercante dov'è che era? Qua? No, rovine della fortezza, dov'è? Qua, piccolo insediamento. Piccolo insediamento che ci stanno i due mercanti, così vedo cosa vende il mercante di palla. Questa è nuova. Questa non ce l'ho, la prendo. Mozzarina. Grazie, cane, per la resub. Mozzarina, produzione di latte, è utile però. 4.000 costa. Compriamo, è nuova. Poi sarà una cazzata da trovare, ma va bene così. Gli devo dare via un po' di roba.
un po' di roba, tipo questi due. Questi no, non tutti e due, uno solo. Questo no. Questo al 13. Diamo questo. Dobbiamo un po' di roba inutile, che tanto questi. Tipo dai Dream, ne tengo uno solo. Sti depressi qua. Me ne tengo uno, che tanto c'ha un'abilità di merda. Gli elefantini qua pure. Tengo solo quelli con la skill buona. Questi. Idem. Ah, i polli in verità. Oddio. Vai, teniamoli questi. Le persone lui me le paga poco. Invece avevo letto che c'è tipo il mercato nero. Dove lo trovo il mercato nero per vendere gli umani? Ci dovrebbe essere il mercato nero per vendere gli umani. E lì in teoria mi pagano tanto le persone. Però non ho idea di dove sia. Dovrebbe essere tipo in un accampamento di briganti, credo. L'uovo dovrebbe essersi schiuso. Sì, super uovo generico, vediamo. Ora mi becco quello che ho appena comprato. Gorirat! Bello! È quello che stavo cercando di prendere prima. Godo, così non devo più cercare di prenderlo. E ci posso mettere a schiudere un altro super uovo generico, allora. Visto che questo ha dato una mezza soddisfazione. Gorirat, com'è Gorirat? Dove sta? Dove cazzo è Gorirat? Qua. Stacanovismot. Gorirat c'ha il trasporto a 3. Gorirat c'ha il trasporto a 3, che non è male, forse. Lavoro manuale, falegnameria 2, trasporto 3. Fammi vedere chi ho. Cioè, potrei metterlo tipo al posto suo, che qua c'ha semina 2, falegnameria 2. O se no, aspetta, al posto di. Cioè, trasporto a 3. O se no, trasporto a 3 me lo metto di là nella farm, forse. Mangia anche poco. Non sembra male. Falegnameria, manualità, trasporto 3. Lui sembra umano. Sembra abbastanza decente. Però non saprei chi togliere. Potrei togliere uno di questi, che tanto per la semina c'ho già anche lui. Però lui mi fa anche i medicinali, ma vabbè. Mettiamo Gorirat, che secondo me Gorirat potrebbe non essere male. Gorirat potrebbe essere simpatico. Se però non mi va a lavorare alla falegnameria. La falegnameria ha rotto il cazzo, che serve a niente tanto. Oh, le due terme le usano? Mi sembra di no. L'altro uovo l'ho messo. Ah, qua. Raccogliamo le sfere che ha trovato il brother. Ma poche però stavolta. Deludente, Vixi. Ecco, Vixi ne vorrei trovare un altro che è molto buono. E vorrei andare all'altra base, vediamo. C'ho ancora quello là depresso. No, ho sbagliato teletrasporto. Base. Alla base adesso stanno lavorando, fanno qualcosa. Oh, aspetta! Mi sembra che abbiano scavato abbastanza. Ci hanno rotto tutte le rocce che erano qua. Oddio. 10 minerali in totale. 21 minerali, dai, buono. Non male, non male. Bravi, bravi, bravi. Contando che adesso ce ne metto pure un altro. Adesso gli ficco dentro questo che ho trovato pure. La mucca, produzione di latte. Non so. Mozzarina, è pure caruccia, però. Per ora non serve. A sto punto questo ce lo butto qua. Il teletrasporto della chiesa abbandonata. Sono tipo qua di fianco. Sì, è vero, qua c'erano i Vixi, ma io qua l'avevo trovato. Vediamo. Tanto me ne basta uno.
Ne vorrei solo un altro per farmare un po' di sfere. Ma in verità pure no, cioè, in verità pure chi se ne frega. Adesso principalmente devo solamente salire di livello per poter upgradare le cose. Esplorare un po', magari. Ecco i fuac, ne ho catturato uno solo, quindi. I fuac hanno abbastanza vita, forse resistono a un hit di Dino. Dino. Ah, no, mi sa che vado a fare qualche boss. Mi sa che mi vado a fare qualche boss, credo. No, ma che cazzo fai? Lo dovevo tirare dentro, vabbè. Lo dovevo tirare dentro, sono un coglione che... Ma oh! Oh, stai fermo! Incredibile. Se devo buttare 10 sfere per... Ma come cerca di indebolirlo ancora un po', che sta a metà vita ed è livello 3, dai. Per favore. Ok, vorrei andare verso forse di qua. Vorrei fare questo boss, solo che non lo trovo, Katress, non la trovo. O che è dentro al dungeon, veramente. Lui al 30, lei al 28, Petalia. Potrei provare a far Petalia. Oh, ma sto cazzo di King Paka sta al 23, dai, King Paka. Bisogna fare King Paka, sta al 23. Una pippa. Il teletrasporto è qua. Ma là sopra potrebbe esserci qualcosa? No, è bucato. Vai, King Paka. Mi ha distrutto l'ultima volta. Verso quale cazzo di direzione sta? Ok, qua davanti. Ah, davanti a loro proprio. Là sopra forse? Qua sopra. Nightwing, vieni. Proviamo. Secondo me, con King Paka finisce male, però. Il boss della torre l'ho fatto, sì. King Paka. Forse sarebbe il caso prima di uccidere i Melpaka piccoli. Così me li levo. E almeno non ho tre cose che mi attacchino in contemporanea. Ma brother, ti prego, fai lui. Fai, uccidi lui prima. È che qua, difficoltà difficile, mi one-shottano tutti, quindi... Pure sto qua è un bel pericolo, anche perché io non gli faccio danni. Io gli faccio veramente poco. Aspetta che Dinoson mi sta morendo. Ah, Dinoson mi sta morendo e non gli ha fatto niente proprio. Probabilità cattura era facile o difficile. Io l'ho detto, io sto giocando a difficoltà hard, quindi mi one-shottano tutti. Quindi per me è stato abbastanza difficile. E faccio la metà dei danni, faccio. Tipo, adesso con il King Paka, infatti, hit da 1 è parecchia tosta. Ma se vado con le sfere queste, quanto mi dà di percentuale? Minchia. Terribile. Vediamo se cattiva la carria. Che contro il boss della torre... Cattiva tanta roba. Eh no, ma non fa danno, non gli faccio danni. Non c'è via. Gli posso pure schivare, ma non gli faccio danni. Attaccarlo io con le frecce è pure inutile che spari, che gli faccio hit da uno, nel senso. Abbastanza inutile.
No, butto via frecce e basta, veramente. Butto via frecce e basta. Attaccare io, butto via frecce. Devo aspettare che mi si refullino gli altri. Solo che Chillet dovrebbe un attimo svegliarsi e fare... Qua, ma pure lui gli fa 4. Come cazzo faccio se pure Chillet gli fa 4? Forse non sono abbastanza livellato per farlo. Dinosom, e com'è che glielo fatti quei danni allora? Forse Dinosom gliene faceva abbastanza. Fammi vedere quanto gli fai. Ma come 40? Vabbè, dai. Cioè, alla fine ha 2000 in totale. Quindi a hit da 10 si può fare. Cioè, sono 200 hit da 10. Ma che sta soffrendo, dai. Vai, Dino, che ce l'hai. Ah, lo dovevo tirare dentro prima. La tecnica adesso è buttare quelli inutili, tipo cattiva, che però è già morta. No, dovrei portarlo a molta meno vita. Dai, che lui lo voglio catturare, veramente tamarro. Aspetta, c'ha un Nightwing ancora mai usato. Vai, Nightwing. Quanto gli fa? 8. Non male. 9, addirittura. 22, un hit pazza. La cosa buona di sto coglionazzo di King Paka è che sta targettando sempre i palla, non targetta quasi mai me. Mentre il boss della torre stava fisso a targettare me, ed era un bel guaio, perché due colpi tipo e mi shottava. Ah, è morto Nightwing, non me ne ero accorto. Gli altri non si sono fullati per un cazzo. Però dai, gli manca poco. Tipo ora quanto mi dà di cattura? 1%. Mica, quanto lo devo portare per avere una... Che fa? Ma no, 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 non scappare. Ma quanto lo devo portare per avere una percentuale umana di catturarlo? Forse devo avere per forza le giga e non le mega. A parte che sono un coglione che sono venuto qua con 10 mega. Però in caso, vabbè, in caso lo uccido invece di catturarlo e GG. Tanto poi respawn. Cioè, proprio andare a hit da 1 è imbarazzante. Andare avanti a hit da 1 è una brutta cosa. Chillet gli fa 4. Godo, guarda qua come gliel'ho fatto schivare. Dinosom. Dai, ce l'ha abbastanza vita. Qualche colpicino. Un altro colpo prima di crepare. Buono. Come sono di percentuale cattura adesso? Cosa ho letto? 11, dai. Potrei anche provare a spammare qualche cattura allora. 42. Che culo. L'ho buttata per sbaglio, non volevo. Top. Prima sconfitta del boss. Let's go. Però mi è morto Nightwing. Eh no, il cazzo, non posso volare senza di lui. Vabbè, lo faccio respawnare la noce. Quindi, ho fatto un altro boss. Questo era a livello 23. Era il secondo più scarso. Quindi poi toccherebbe a Petalia, livello 28.